posto mi resta solo per punizione. Allora iniziamo, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questo incontro. Volevo solo dare inizialmente, prima che lo dimentico, la comunicazione di servizio. All'ingresso ci sono calendari dell'ASAEC, quindi chi è interessato, chi lo vuole, lo può prendere. Al solito questo incontro verrà trasmesso in diretta sul sito di Città Insieme, e chi ci segue da casa può anche fare delle domande per iscritto, e quindi quando poi ci saranno le domande da parte delle persone presenti in sala potranno partecipare anche quelle da casa. Bene, alcuni di voi ricorderanno che circa 2 anni e mezzo fa abbiamo organizzato un'assemblea sulle società partecipate del Comune di Catania, in cui si è illustrato lo stato di salute di ciascuna di esse, indicando anche qualche rimedio possibile. A quell'incontro non partecipò l'assessore dell'epoca, Angelo Sicali, con la motivazione che a breve la Giunta avrebbe varato dei provvedimenti e che non riteneva opportuno anticiparne i contenuti in pubblico. Però noi di quei provvedimenti di 2 anni e mezzo fa non abbiamo più saputo nulla. Adesso siamo invece in una situazione diversa, in cui il Consiglio Comunale, nella seduta del 19 novembre ultimo scorso, ha deliberato la dismissione o privatizzazione totale o parziale di ASEC Trade, Catania Multiservizi, ASEC S.p.A., AMT S.p.A., Sostare S.r.l. Come meglio ci spiegherà l'assessore con accorsi qui alla mia destra, che ringrazio per la partecipazione, tale decisione si basa su 3 elementi. Vi sono motivi per adempiere a disposizioni legislative, motivi finanziari legati anche al bilancio comunale e poi anche per avere una maggiore efficienza nella gestione delle aziende. Ma l'ultimo di questi elementi ci fa riflettere, ci poniamo anche una domanda che giriamo ai nostri ospiti. E cioè, ci dobbiamo proprio rassegnare che un ente pubblico non possa gestire i servizi verso i cittadini con criteri di efficienza ed economicità? Cioè, solo un privato può farlo? Ecco, questa è la domanda che ci poniamo, se effettivamente è questo che anche in futuro avremo. Poi abbiamo la presenza di un esponente del forum catanese Acqua Bene Comune, l'avvocato Sara Giorlando, qui alla mia sinistra, che la ringraziamo per la partecipazione, che ci esporrà una visione, suppongo, strategica differente rispetto a quella dell'amministrazione comunale, e dal confronto tra le due posizioni mi auguro che noi qui presenti possiamo anche farci un'idea nostra. E il terzo gradito ospite è il professor Roberto Cellini, alla mia sinistra, all'estremità del tavolo, che è ordinario di economia politica all'Università di Catania, ringraziamo anche lei per la partecipazione, e il professor Cellini farà un excursus sull'evoluzione delle società partecipate a livello nazionale e si soffermerà sulla condizione di quelle catanesi. Bene, io voglio essere breve perché gli interventi saranno inizialmente 4, perché ci sarà la presentazione da parte di Città Insieme Giovane di alcune schede riguardanti le società appunto partecipate. E quindi proseguiremo con l'intervento dell'assessore Bonaccorsi, dell'avvocato Giorlando e del professor Cellini. Io prego chi fa gli interventi di attenersi intorno ai 10-15 minuti, in modo tale da così poter avere anche il tempo di poter fare delle domande da parte delle persone presenti. Io direi di iniziare con la presentazione da parte di Città Insieme Giovani,
Penso che mi debba spostare perché dobbiamo accendere nell'ultimo momento. Allora, noi abbiamo ripreso le diapositive che abbiamo realizzato 2 anni fa, perché questo è il secondo incontro, come si diceva, che dedichiamo, diciamo, nell'epoca recente alle partecipate, alle aziende partecipate del Comune. È un incontro che riteniamo necessario, oltre agli ultimi sviluppi che poi cercheremo un attimo di vedere insieme con i nostri ospiti, molto delicato perché queste società gestiscono servizi pubblici, di interesse pubblico molto rilevanti, dove società nelle quali sono impiegate migliaia di persone, e quindi abbiamo ritenuto necessario fermarci un attimo a bocce ferme dopo l'approvazione del piano di vendita delle partecipate per cercare di capire quali sono i vantaggi e appunto gli svantaggi di questo piano. Ecco, la domanda che ci poniamo, che poi caratterizzerà tutto l'incontro, è proprio questa: cioè, con la vendita trasformeremo queste società da carrozzoni politici a moderni strumenti di gestione? E lo vediamo innanzitutto, intanto vediamo quali sono le principali società partecipate del Comune. Noi le abbiamo chiamate 2 anni fa 7 sorelle, in realtà una di queste è già in liquidazione dal 1 gennaio del 2012, le altre sono ancora in essere. E partiamo con la prima, l'ANT. Sappiamo tutti, è un'azienda che attualmente è di proprietà al 100% del Comune, è stata recentemente trasformata in una SPA e gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano della città di Catania e dei comuni che attorno alla città di Catania hanno stipulato convenzioni apposite. Fu costituita nel 64 e il piano, in particolare questo piano è stato approvato il 19 di novembre, prevede la vendita del 40% delle azioni. Poi abbiamo preso dal sito la composizione istituzionale di questa società, quindi il CDA, il direttore generale, il dirigente al movimento, il direttore operativo. Poi abbiamo preso l'ASEC, che è un'azienda, anche questa, di proprietà al 100% del Comune, gestisce la distribuzione del gas nella città di Catania, raggiunge 30.000 clienti attraverso una rete di 300 km e il Comune di Catania sta conducendo un programma di completamento della metanizzazione. Ecco, da questo punto di vista poi sarebbe interessante sapere quando verrà completato. E il piano anche qui prevede la vendita del 49% delle partecipazioni. Questa è la composizione societaria. E poi c'è l'ASEC Thread, che è di proprietà dell'ASEC al 100%, quindi direttamente proprietà comunale, ha l'attività, diciamo, svolge un'attività di commercializzazione del gas. Nel 2005 ha commercializzato 48 milioni di metri cubi di gas, nel 2011 invece ne ha venduti 3,6, superati 40.000 clienti. E invece di questa società si prevede, per questa società si prevede la vendita totale delle azioni. Questa è Investì a Catania, che invece è già in liquidazione. Infatti abbiamo trasformato al passato quello che prima era lo scopo sociale, cioè che era una società pubblica di attrazione degli investimenti nel territorio etneo, aveva per oggetto la promozione, la progettazione e la gestione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico dell'area di Catania, poteva assumere il ruolo di agenzia di sviluppo a supporto della regione e degli enti locali per la pianificazione, gestione e sviluppo di risorse finanziarie pubbliche, poteva sottoscrivere convenzioni e accordi di programma di promozione e sviluppo territoriale, addirittura anche in ambito internazionale, ma nei fatti, e questo l'abbiamo preso da un articolo della Sicilia di 2 anni fa, svolgeva esclusivamente 3 programmi in attivo, cioè il patto territoriale per l'occupazione, il programma aggiuntivo del patto territoriale per l'occupazione e il fondo sviluppo ex articolo 1 terra. E questa appunto è liquidazione da quest'anno. E poi abbiamo la Catania Tutti Servizi, anche questa interamente di proprietà del Comune, svolge molteplici attività fin dalla sua costituzione alla fine degli anni 90, e cioè pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria in ambito civile, industriale e sanitario, manutenzione di pulizia di area verde, manutenzione dei parchi giochi, custodia, disinfezione, deratizzazione, eccetera, manutenzione integrata. E per questo è prevista insieme alla SEC Trade la vendita totale. Questo è il consiglio di amministrazione. Angelo Sigari, appunto, l'abbiamo detto prima, era prima l'assessore alle società partecipate,
che non abbiamo avuto il piacere di avere qui, e sostanzialmente fa riferimento a quel periodo in cui, quando il sindaco fece il rimpasto di giunta e nominò tutti assessori tecnici, molti degli ex assessori andarono a ricoprire degli incarichi societari nelle società partecipate. Questa è la Sidra. La Sidra invece era previsto nel piano di vendita, è stato per il momento è stato messo fuori, almeno per il momento rimarrà pubblica la società, è una società per azioni a capitale totale pubblico, e questo grazie soprattutto al forum che adesso è al bene comune, che si è espresso fin dall'inizio contro questa privatizzazione, per così dire. Poi vedremo, come stai aggiornando, i motivi che hanno spinto appunto questa iniziativa. Ecco, le sue attività sono molto molto complesse, gestisce la gestione dei servizi pubblici di captazione, produzione e distribuzione di acqua ad uso civile, irriguo e industriale nel comune di Catania e in alcuni comuni limitrofi, l'erogazione di acqua all'ingrosso, contribuendo all'alimentazione di altri sistemi distributivi, la gestione delle forniture e della depurazione delle acque reflue. E la Sidra gestisce in esclusiva il servizio idrico integrato previsto previo trasferimento alla società della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Pantano d'Arci. Questo è l'ecco, per esempio, anche qui Gaetano Riva è presidente della Sidra, prima era assessore al bilancio del comune. E poi c'è la Sostare. La Sostare, penso non sia neanche necessario spiegare cosa fa la Sostare. Quindi per ragioni di tempo lascio perdere, o meglio, forse lo leggiamo così ce lo ricordiamo, vediamo poi se corrisponde. Nasce per gestire la sosta a tempo e a pagamento in città e si propone l'obiettivo di implementare l'attività in tutti gli ambiti connessi e complementari alla mobilità. La missione di Sostare è quella di contribuire a migliorare le condizioni del traffico cittadino gestendo con efficacia ed efficienza le aree di sosta, fornendo agli utenti clienti un servizio di qualità volto a incrementare gli spazi reali disponibili mediante la rotazione della sosta, a rendere più scorrevole la viabilità e più vivibile la città. Altri obiettivi sono quelli di coniugare l'equilibrio economico-finanziario, di qualità del servizio e stabilizzazione dell'occupazione in una logica di valorizzazione e di qualificazione delle risorse umane. Possibili obiettivi riguardano la gestione di aree di sosta anche al di fuori della città, nella prospettiva della gestione di tutte le problematiche ausiliarie della mobilità urbana. E il piano prevede la vendita del 40% delle azioni. Questo è l'assetto societario, e questo invece l'abbiamo preso dalla relazione di luglio della Corte dei Conti. Questa relazione ha creato un prospetto che abbiamo ritagliato molto interessante, e questo sta a significare la reciprocità dei rapporti crediti debiti tra il comune e la società partecipata. E come potete vedere, per la maggior parte, tranne sostanzialmente l'ASEC, che ha più debiti che crediti, tutte le altre hanno più crediti che debiti. Per esempio c'è l'ANT che vanta crediti per 75 milioni di euro, la Multiservizi 18, la Sidra 19, a fronte invece di debiti per 1.3 milioni, 1.8 milioni, 4.5 milioni. Quindi una reciprocità di rapporti abbastanza sbilanciata fuori delle partecipate. E questa invece è la Corte dei Conti che si esprime nel 2010. Noi questa la vogliamo mettere a confronto poi con la deliberazione, con la nota di quest'anno, per vedere che cosa è cambiato. Ecco, sull'ANT la Corte dei Conti nel 2010 diceva che ci sono consistenti perdite di esercizio delle società partecipate, in particolare della municipalizzata per il trasporto pubblico. Si continua a riscontrare una situazione fortemente problematica, infatti non essendo state ancora assunte definitive decisioni sul futuro dell'ANT, non è possibile sostenere che vi sia un'effettiva inversione di rotta rispetto alla trascorsa gestione. Sull'ANT invece, nell'anno corrente, la Corte dei Conti dice: nel corso degli anni di attività l'azienda ha maturato consistenti perdite di esercizio che sono state sistematicamente scaricate sul bilancio del comune. Il Consiglio ha stabilito la trasformazione societaria appunto in SPA e al nuovo soggetto sono stati attribuiti gran parte dei crediti già vantati dall'ANT verso il comune, mentre l'esposizione debitoria dell'ex azienda municipalizzata è stata in gran parte mantenuta in capo alla stessa e in minor misura trasferita all'INCO. Su invece la Multiservizi e le altre aziende, la Corte dei Conti dice che anche per riguardo alle altre società si devono esprimere forti perplessità
sulle misure adottate per il rilancio della multiservizi e sulle prospettive di recupero della redditività di una società in forte difficoltà finanziaria e caratterizzata da deficit strutturali. In sostanza, ciò che traspare chiaramente è il persistere di una fortissima dipendenza dell'intero sistema delle partecipate dal sostegno finanziario del Comune, il quale a sua volta necessita dell'intervento straordinario del CIPE per far fronte alle ingenti necessità maturate nelle trascorse gestioni. Cioè, si fa riferimento a quei famosi 140 milioni che sono stati dirottati per coprire i buchi di bilancio. La Corte dei Conti quindi accetta il permanere della situazione finanziaria critica, finanziariamente critica delle partecipate, accetta che l'ente destina il ricavato delle alienazioni dei propri immobili a copertura delle perdite maturate dall'ANT e dei debiti fuori bilancio, molti dei quali contratti proprio per fronteggiare le perdite delle stesse partecipate. Questa era la Corte dei Conti 2 anni fa. Quest'anno dice che i risultati pesantemente negativi, oltre che ripetuti nel corso del tempo, fatti registrare dalla maggior parte degli organismi partecipati e le notevolissime risorse finanziarie da queste assorbite, incidono profondamente sulla situazione di per sé già deficitaria del Comune e rappresentano una parte notevole dei debiti fuori bilancio dell'ente. Gli elementi informativi esposti evidenziano l'esistenza di una situazione non più sostenibile per il Comune, gestioni non improntate al principio di economicità e fortemente dipendenti dai trasferimenti da parte dell'ente, si sono accompagnati interventi disorganici e non tempestivi dell'amministrazione nel settore delle partecipazioni comunali. L'avere chiaramente privilegiato iniziative a tutela dei livelli occupazionali garantiti da tali organismi a discapito del necessario snellimento delle partecipazioni detenute e del miglioramento degli indici gestionali ha condotto ad una condizione di sostanziale blocco, essendo nel frattempo profondamente mutato il contesto economico e normativo. Da ultimo, tenuto conto dell'evoluzione normativa intervenuta sia in materia di gestione delle risorse idriche sia in materia di gestione dei servizi pubblici mediante società partecipate, si impone una rigorosa revisione dell'intero sistema delle partecipazioni comunali. A riguardo però, data la condizione di irreversibile crisi del Comune e vista l'urgente disposizione debitoria verso l'intero comparto, si dubita che un eventuale piano di dismissione delle partecipazioni possa sortire un concreto benefico effetto per le casse comunali. Buona assemblea. Va bene, ringraziamo Città Insieme Giovani per questo intervento e direi sì, ci sono anche elementi in più, penso, per i nostri ospiti, i nostri relatori, per poter fare il loro intervento. Io direi passo subito la parola all'assessore Colaccossi per il suo intervento. Salve, buonasera a tutti. Capisco che stasera il mio ruolo sarà particolare, l'attenzione sarà concentrata su di me in quanto rappresentante del Comune, quindi sarò qui a rappresentare la nostra visione, o meglio la mia visione, quello che abbiamo fatto, quali sono le esperienze che poi mi hanno portato alla delibera che è stata esaminata. Prima di rappresentare qual era il sistema delle partecipate, qual è stata l'evoluzione, un'evoluzione lunga nel tempo, perché sono felice di vedere il consigliere D'Agata tra il pubblico, lui lo sa, io mi sono, diciamo, ho dedicato parte del mio tempo, anzi quasi tutto il mio tempo lavorativo all'esperienza che sto facendo, e ho avuto il piacere di riclassificare i bilanci del Comune negli ultimi 20 anni, un lavoro che ho fatto per me. Poi qualche giorno, io lo dico sempre al consigliere D'Agata, ma nessuno prende spunto di questa cosa che dico. Quando vogliamo andare a capire quello che è successo 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, io ho tutti i numeri, è chiaro che sono delle macro voci, non entreremo nel dettaglio, però una visione complessiva di quello che è successo negli ultimi 20 anni sarebbe opportuno farlo. La stessa cosa in parte ho fatto per le partecipate, prima di arrivare a quelle conclusioni ho fatto uno studio importante, avevo lavorato pensando di immaginare un altro percorso, quello di una holding che tenesse dentro un po' tutto. C'era uno studio importante del Consiglio Nazionale dei Autori Commercialisti, mi ero ispirato a quello, poi l'evoluzione normativa che si sovrapponeva mese dopo mese, il professor Cellino ha scritto più volte,
in questo periodo mi ha fatto cambiare indirizzo. Io volevo intanto prendere spunto dalle slide che sono state proiettate a proposito di efficienza, di efficacia. Solo un privato può fare alcune cose, no, è chiaro che non lo può fare solo il privato, però bisogna contestualizzare le cose, bisogna andare a vedere quello che è successo e poi bisogna anche prendere spunto dalle esperienze positive che abbiamo sul territorio nazionale. Io ho avuto come punto di riferimento proprio questo, mi sono confrontato con l'avvocato qualche volta, insomma abbiamo discusso amabilmente quando ce l'hanno permesso, qualche altra volta no. Ognuno rappresenta le proprie esperienze, la propria visione delle cose. Confrontarsi a me piace perché insomma, mi arricchisco, sono curioso e quindi mi serve per capire quello che succede. Intanto i dipendenti delle partecipate sono circa 1.900, sono tanti, se considerate che il comune ha 3.400 dipendenti, insomma tra direttamente e indirettamente il comune è la maggiore azienda della città, quindi con una responsabilità enorme per chi poi è assessore al bilancio, assessore alle partecipate e quindi ha l'onere e l'onore di renderne conto mese per mese in una situazione difficile. Lì c'era una rappresentazione delle perdite che venivano scaricate nel bilancio del comune. Purtroppo questa è stata una costante da sempre in tutte le parti. Gli alimenti, la MT dal 93 al 2011 ha accumulato perdite per 220 milioni di euro, al valore corrente valgono 271 milioni di euro, cioè le perdite che la MT ha maturato dal 1993 al 2011 valgono al valore corrente 271 milioni di euro. Si parte dai 13 milioni, 15 milioni, 11 e così dal 93 in poi per arrivare ai valori attuali. Negli ultimi 20 anni non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. Questo è quello che è successo per la maggiore azienda della città, che è la MT. Sono successe cose diverse per alcune delle città. Se voi considerate che il Comune di Milano negli ultimi 5 anni ha distribuito 900 milioni di euro di dividendi, cioè il bilancio del Comune di Milano si è arricchito negli ultimi 5 anni di 900 milioni di euro che sono arrivati dalle società partecipate. Quello che è successo e che succede costantemente nel Comune di Catania invece è un'ipotesi, è una situazione totalmente inversa. Le casse del comune sono servite per ripianare le perdite delle partecipate, per fungere da stanza di compensazione di tutte le attività che queste partecipate comportavano, e io ho detto più volte che forse il comune e le partecipate è stato interpretato come percettore di istanze sociali piuttosto che come soggetto che doveva erogare dei servizi. Non mi sono mai celato, insomma io vengo da altre esperienze, faccio altre cose, tra qualche mese ritornerò a fare quello che continuo a fare, non ho smesso, continuo a fare giorno per giorno, però mi sento la responsabilità addosso di quello che sto facendo. Vedo qui dei dipendenti della multiservizi nell'ultimo consiglio comunale nel quale si è poi deliberato questo programma delle partecipate, c'era un clima tale per cui non si è potuto entrare nel merito, almeno io non sono riuscito a parlare, quindi non entrare nel merito, non sono riuscito neanche a esporre qual era la mia idea, perché a fronte di un sistema così complesso ognuna di queste fattispecie poi richiede delle considerazioni diverse. Sono state lì rappresentate le due relazioni alla Corte dei Conti, di fatto non è cambiato nulla nelle due relazioni perché le relazioni attengono lo stesso periodo temporale. Anche l'ultima relazione fa riferimento a un'indagine finanziaria che ha come periodo ultimo il 2010, quindi quella era una relazione che era funzionale al bilancio 2010, questa era un'indagine finanziaria che partiva dal 2007 e finiva nel 2010, ma non è cambiato nulla neanche nel 2011,
i dati sono quelli, purtroppo dati totalmente negativi. Davanti a questo quadro insieme bisognava prendere le scelte, e io non voglio andare a analizzare gli aspetti normativi, perché non mi piace, perché mi sembra riduttivo rispetto ad un'analisi così complessa. Il fatto che il legislatore ha detto delle cose ci poteva servire più da stimolo per una valutazione di merito delle attività, piuttosto che come una necessità. L'ho detto dal primo momento, quello può essere un input, ma io faccio e ritengo di aver fatto alcune cose perché la mia formazione culturale mi spinge a fare alcune cose. Sono pronto a confrontarmi, non mi trincero, non sto lì a chiudermi dietro le mie idee, perché è giusto confrontarsi. Quindi in questo quadro così variegato si intersecavano situazioni in cui alcune società avevano termini cogenti da rispettare, altre avevano, noi le abbiamo chiamate, vi erano delle opportunità che venivano date dalla normativa rispetto alla possibilità che la cessione potesse far inserire il comune tra gli enti più virtuosi e poi accedere a un fondo di rotazione. E poi c'era quell'attività stringente della Corte dei Conti che invece ci indirizzava a fare altre cose. Avendo questo quadro insieme, in cui ho fatto un calcolo, negli ultimi 20 anni il sistema delle partecipate ai cittadini catanesi è costato circa 500 milioni di euro. Tanto hanno pagato i cittadini catanesi per mantenere le partecipate del comune. Davanti a questo quadro bisognava prendere una decisione. Ci si è posto una domanda all'inizio: solo il privato può farlo? Ecco, noi abbiamo nella delibera, che voi sicuramente, ma sono certo, l'avete letta con più attenzione di quanto si è letta in aula quella sera, caro consigliere Daga, sono certo che qui c'è un livello di attenzione superiore a quello che c'è stato in consiglio comunale. Avete visto quali erano ognuna per una le società e quale all'interno di questa società fossero poi le scelte che si è immaginato di fare. Partiamo dalla multiservizi, che è quella che ha creato sicuramente maggior turbamento, almeno per quanto riguarda la mia situazione, ma quello che poi è successo in aula. Lì abbiamo, con un intervento normativo veramente recente, un obbligo di legge, cioè una scadenza. Il legislatore ci ha detto che entro il 30 giugno ci dobbiamo porre davanti a due ipotesi alternative, a due opzioni dalle quali non si può sfuggire: o cedere le partecipazioni sociali e poi, trasferendo to cure il contratto di servizio che in questo momento ha la multiservizi col comune, e quindi assicurando per un periodo di 5 anni, che va dal 1 gennaio 2014, quindi fino al 2019, i rapporti che vi ha in essere la società, quindi cedendo le quote sociali, i rapporti di dare a avere col comune si sarebbero mantenuti. L'ipotesi alternativa era la messa in liquidazione. Il legislatore non ci dava possibilità alternative. Il termine era quello. È chiaro che per arrivare al 30 giugno per mettere in liquidazione o per cedere la società, bisognava deliberare subito, perché era necessario fare alcuni atti propedeutici, e gli atti propedeutici necessitano del tempo. Quindi la necessità della delibera era quella di rispettare un adempimento normativo. Il messaggio che è passato quella sera era un altro: bisognava cercare un capro espiatorio di certe situazioni. È stato trovato dall'assessore, e piuttosto che in chi ha pensato di immaginare un percorso per questi tipi di attività, perché il legislatore arriva a questa conclusione? Ritiene che in questa fattispecie la multiservizio ha un contratto in house col comune, cioè svolge direttamente il rapporto e quindi il servizio gli è stato affidato senza una gara. Il legislatore pensa che questo sia lesivo degli aspetti concorrenziali, lesivo di una direttiva della Comunità Economica Europea. Questo ci ha detto, e per questo ha immaginato la necessità di vendere la società. Per le altre società ci troviamo in una situazione diversa. Io me li sono segnati in ordine cronologico, non so se sono lo stesso ordine cronologico nella proposta deliberativa, ma
elenco insieme l'ASEC e l'ASEC Trade. L'ASEC si occupa della distribuzione, la Trade si occupa del commercio. Noi abbiamo fatto gli studi, la Trade rappresenta il 4% circa del mercato regionale, acquista la sua materia prima, cioè il prodotto che vende dai concorrenti, spesso dagli stessi soggetti che poi sono i suoi diretti concorrenti sul mercato, quindi dall'EMI, dall'AGIP, da tutti i soggetti che sono direttamente in una situazione più di vantaggio. Ha un rapporto tra numero di dipendenti e media nazionale nettamente superiore alla media nazionale, quindi questo si risente nella redditività dell'azienda. Qui bisognava fare una scelta, io lo dico, l'ho detto nella stessa assemblea della SEC3, io ritengo che tra i compiti istituzionali di un ente locale, insomma poi possiamo vedere quello che succede a livello nazionale, non vi sia il commercio del gas. Ritengo che coprire il 4% del mercato in queste situazioni di difficoltà, approvvigionarsi dagli stessi concorrenti e essere competitivi è veramente difficile. La scelta che poi ci ha fatto determinare la vendita è soprattutto questa. È chiaro che la valutazione, quel rapporto tra numero di dipendenti e media di dipendenti nazionali si pagherà poi nella valutazione dell'azienda. L'ASEC fa distribuzione, anche lì abbiamo immaginato che un socio operativo e quindi un soggetto che potesse avere anche la capacità finanziaria che in questo momento il Comune non ha, mi si chiedeva quando sarà completata la rete, quando ci saranno i soldi, per completare la rete ci vogliono 40 milioni di euro, il Comune non ci li ha, è inutile che ci prendiamo in giro, qualcun altro forse sarà poi più bravo di me a prendervi in giro, io vi dico che il Comune non ce li ha, ma non solo non ce li ha, ma non ha neanche i soldi per fare la manutenzione della rete che c'è in questo momento. Mi si rimproverava in uno dei consigli comunali, si rimproverava l'assessore delle partecipate, la vetustà della rete. La rete è vecchia di 150 anni, io ho chiesto se era vetusta 10 anni fa, cioè se c'era un termine nel quale si scadeva, cioè se 150 anni era vetusta, mentre 140 erano nuova o 130. Non mi hanno saputo rispondere, la responsabilità era dell'assessore perché erano decorsi 150 anni e la rete era diventata improvvisamente vecchia. Anche lì non si ha, il Comune non ha i soldi per fare una manutenzione. Quindi immaginate che mantenere la quota di partecipazione di maggioranza, quindi strategica, e attribuire attraverso una gara a doppio oggetto, come si dice in questi casi, a un socio operativo, non solo la gestione ma anche la capacità e quindi utilizzare quelle risorse che potrebbero venire dalla vendita per ricapitalizzare la società, potesse essere una soluzione che ci permetteva poi di completare e di sanare quelle criticità che vi ho analizzato. L'AMT è una situazione totalmente diversa, anche lì appena giunto, dopo circa un mese dalla mia nomina, un consigliere comunale mi addebitava l'incapacità dell'amministrazione nel non aver fatto la trasformazione in società per azioni. L'AMT, quando sono arrivato, era l'azienda municipale, era l'unica azienda municipale trasporti a livello nazionale. La norma che imponeva la trasformazione era del 1990. Io sono arrivato nel 2010 e la colpa era mia. Avevo preso un impegno davanti al Consiglio Comunale e ho detto entro il 31 dicembre porterò il progetto di trasformazione in aula. Insomma, vengo deriso come ci si immagina in questi casi. Ho detto che se ci dovessi riuscire qualcuno deve avere poi il pudore di chiedere scusa. Io ho portato il progetto di trasformazione, fatto tutto all'interno del mio studio, quindi con risorse personali in aula, prima del 31 dicembre, le scuse non le ho mai ricevute. L'azienda municipale trasporti oggi è una società per azione. Per capire la differenza, i conti dell'azienda municipale trasporti venivano intersecati con i conti del comune, non vi era distinzione perché la società non aveva autonomia patrimoniale, non aveva personalità giuridica
era un tutt'uno con il comune, non vi era un centro di responsabilità, nessuno rispondeva alle obbligazioni, perché avendo un bilancio unico tutto si perdeva nell'attività dell'ente. Questo è stato fatto, anche qui bisogna fare delle valutazioni, anche lì abbiamo pensato che un socio operativo potesse dare un contributo. Io accorcio perché soffermo solo alle aziende più importanti, perché 8 le avevamo già liquidate, all'interno di queste ne liquidiamo altrettante. Non voglio sfuggire alla Sidra, nonostante poi il Consiglio Comunale abbia detto altre cose, perché insomma so assumere le mie responsabilità, e siccome non ho ancora cambiato idea è giusto che dica qual era la mia idea. Per sostare anche lì, io ritengo che non è totalmente strategico per il comune fare alcune cose, che alcune attività commerciali possono essere fatte meglio da qualcun altro. Vengo alla Sidra. Lì c'è un problema quasi similare a quello della AMT. C'è una rete veramente vetusta, circa il 40% dell'acqua che entra si perde. Questa purtroppo è la realtà. Anche lì il comune non è nelle condizioni di poter fare degli investimenti. Qui la situazione è più complessa, perché si parla di un bene veramente essenziale. Nel frattempo è intervenuto un referendum che ha detto alcune cose, e quindi bisognava scegliere qual era il percorso. Io ne ho parlato con l'avvocato, in quei brevi colloqui che abbiamo avuto, ho ritenuto che il modello che in questo momento, ma che vi è in Toscana, piuttosto che in Emilia, piuttosto che in una parte del Veneto o nel Lazio, potesse essere il modello attuabile nella città di Catania. In queste regioni e in queste città il servizio idrico viene svolto da società miste in cui il pubblico mantiene la quota di indirizzo e di controllo, e il privato, anzi in alcuni casi un privato anche quotato in borsa, che il privato potesse il socio operativo con quote di minoranza potesse poi fare l'attività, potesse essere la soluzione. Mi è stato imputato, ma il referendum non ti obbliga più ad avere quel tasso minimo di remunerazione, quindi non essendoci più l'obbligo della remunerazione obbligatoria, questo comporterebbe un aumento del servizio poi per la collettività. Questo era quello che mi veniva detto, insomma era una giustificazione. Io ritenevo che nell'ambito di quella efficienza gestionale, di quel recupero di tutta quell'acqua che viene dispersa, c'erano margini cospicui per poter remunerare il privato e non aumentare il costo per i cittadini. Ritenevo che questa potesse essere un'opportunità, il Consiglio democraticamente ha scelto altrimenti, il Consiglio è sovrano, io sono prestato per qualche mese lì, il Consiglio rappresenta la città e quindi questa è la volontà della città, è giusto che sia così. Io non penso di aver saltato qualcuna delle società importanti di quelle strategiche dove abbiamo partecipazioni importanti. Vorrei chiudere, insomma, qui ho buona parte del lavoro, tutto lo studio che avevamo fatto, le relazioni, insomma, non si arriva, come qualcuno ritiene in aula, poi senza aver approfondito i problemi, anche perché vengo da altre esperienze, ma ho trasferito a questa attività la stessa passione con la quale svolgo la mia attività professionale. Ecco, sono felice di essere qui stasera, perché, come dicevo in premessa, quel confronto che non è stato possibile in aula, mi auguro che con serenità, come è iniziato, possa esserci questa sera qua. Grazie. Grazie. Ringraziamo l'assessore.
ci ha illustrato quali sono per ogni società i principi ispiratori per cui sono state prese certe decisioni. Quindi adesso adesso invece sentiamo l'avvocato Sara Giorlando che cosa appunto ci esporrà, quali sono le sue indicazioni in merito. Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato e di avermi dato l'opportunità di fare una discussione un po' più calma con l'assessore, perché siamo stati sempre, abbiamo parlato così in situazioni più confusionarie. E finalmente, tra l'altro, l'assessore ha fatto quello che, come ha detto anche ora, non ha avuto il tempo di fare in consiglio, che però diciamo è anche abbastanza grave. La sera, appunto, io questo lo voglio dire in premessa a questo punto, la sera in cui è stata approvata quella delibera è stata una sera veramente molto triste per la democrazia di questa città, perché c'era la sensazione da un lato che l'amministrazione avesse fornito ai consiglieri comunali molte delle informazioni che paradossalmente adesso l'assessore ha detto qua in pochi minuti. Questa diciamo è stata la sensazione di alcuni cittadini che hanno seguito l'iter della delibera diciamo in realtà in tutti i suoi passi in consiglio. E tra l'altro stasera l'assessore ha fatto un piccolo passo indietro, perché finalmente ha ammesso che per la maggior parte delle partecipate non c'era un obbligo normativo di privatizzarle, cosa che invece nei primi comunicati stampa, nelle prime interviste, non è stata detta né dall'assessore né dal sindaco. Sembrava quasi che ci fosse un obbligo, tra l'altro derivante dalla normativa sulla spending review. Ora, io sul fatto che questo obbligo non c'è, vorrei comunque spendere qualche minuto, perché è una questione importante che riguarda la democrazia di questo paese, non solo di questa città, perché noi viviamo un vulnus fortissimo alla nostra democrazia, perché è assurdo che dopo che c'è stato un referendum, tra l'altro il primo che è stato vinto dopo tanti anni in cui tanti altri referendum erano stati proposti, dopo che questo referendum arriva dopo una legge di iniziativa popolare, la prima volta che è stata presentata una legge di iniziativa popolare nazionale, eravamo 10 volte, abbiamo raccolto 10 volte il numero di firme necessarie, abbiamo raccolto, e quella legge non è stata nemmeno mai calendarizzata. Ci sono stati governi tra l'altro centrodestra, di centrosinistra, tecnici, nessuno l'ha mai calendarizzata. Noi ogni volta abbiamo sollecitato, è stato inutile, abbiamo detto basta, andiamo col referendum, abbiamo vinto, e ciò nonostante già ci sono state 2 sentenze della Corte Costituzionale, mobilitazioni, manifestazioni, e ciò nonostante abbiamo ancora amministratori locali, nazionali, che continuano a fregarsene, non c'è altro termine, di una scelta chiarissima. Non importa poi se giuridicamente quella scelta può essere aggirata, perché può sempre essere aggirata, ma i cittadini, che sono quelli che delegano quel potere, hanno detto ai delegati, nell'unico momento in cui possono dire direttamente qualcosa, cioè il referendum, la perla della nostra democrazia, noi non vogliamo le privatizzazioni. È chiaro che fosse chiarissimo, almeno sull'acqua. Poi va chiarito che quel referendum non era solo sull'acqua, ma era su tutti i servizi pubblici locali, e quello che è stato deciso con quel referendum, con la soppressione dell'articolo 23, lo dice la stessa Corte Costituzionale, è l'obbligo per gli enti locali di privatizzare, ma è stato riaffermato un principio che è comunitario, perché il concetto del referendum è quello di applicare la normativa comunitaria, perché non c'è una nuova normativa nazionale post referendum, per fortuna non c'è, perché è intervenuta la Corte Costituzionale bloccandola, perché era stata fatta in contrasto col referendum. Quindi a seguito del referendum si applicano i principi comunitari, e uno dei principi comunitari è quello dell'auto-organizzazione dell'ente pubblico, che può gestire i servizi come vuole, compreso la gestione in house, poi lo chiarirò un po' meglio dopo, cioè che vuol dire attraverso un ente che è interno all'ente pubblico. Nel momento in cui che può essere che la gestione in house vale sia dall'ufficio, cioè io invece di chiedere la consulenza esterna mi rivolgo al mio ufficio legale interno, quello è un ufficio del comune, e quindi questo vale
via via anche per i contratti più grossi. Se ritengo che per l'illuminazione del cimitero, faccio questo esempio perché c'è una sentenza, non perché sono youtuber, non mi conviene dare una gestione, fare un appalto per, considerate ci sono paesi piccolini, per l'illuminazione che io potrei gestire pagando un custode, non ha senso andarmi a fare un appalto enorme, lo gestisco con dei mezzi interni. Allora, se lo gestisco con dei mezzi interni, cioè fuori dal mercato, quindi tramite un ente di diritto pubblico, non c'è concorrenza e non c'è obbligo di gara, perché siamo in settori amministrati dal diritto pubblico. Non c'è concorrenza e quindi non ci può essere distorsione della concorrenza. Questo la comunità europea ce l'ha chiarissimo, sono i nostri, diciamo, tecnici, e parlo anche di docenti, eccetera, eccetera, che fanno confusione in Italia. Ma non ci può essere distorsione della concorrenza se un ente di diritto pubblico, poi le società in SPA sono una piccola, un problema, ma anche le società di capitali, con uno statuto che la comunità europea dice deve avere una struttura con un controllo analogo, una serie di caratteristiche che lo identificano con un ente di diritto pubblico, quelle che erano appunto le vecchie municipalizzate, le vecchie aziende speciali, allora possono gestire direttamente senza gara, e questo non crea nessuna distorsione al mercato. Questa cosa la dobbiamo avere chiarissima innanzitutto noi cittadini, perché purtroppo gli amministratori e alcuni tecnici spesso su questa cosa giocano, dicendo se c'è l'ente pubblico che gestisce, questo crea un bonus al mercato. Ma cosa? Se è fuori dal mercato, come ci può essere una distorsione della concorrenza? Semmai, tra l'altro, sono le società miste, soprattutto le società miste, che creano veramente enormi problemi alla concorrenza, perché stanno sul mercato, ma lo fanno con soldi pubblici, senza rischiare tutto. E proprio le società, sto girando il mio intervento, ma perché questa è una cosa a cui tengo moltissimo, proprio le grandi multiutility che piacciono tanto all'assessore e al sindaco sono quelle che creano più problemi. Abbiamo l'IREN, che è proprio una delle società che gestisce tra Liguria, Emilia e parte a Torino, parte del Piemonte, in questo momento ha 3 miliardi di debiti. I lavoratori a Genova sono in continua mobilitazione perché non vengono pagati, ci sono una serie di problemi sui loro diritti. Alcuni dirigenti dell'IREN sono stati raggiunti sono indagati in questo momento per corruzione. La stessa cosa, per esempio, Acqua Latina, che è stata una delle prime società miste create per la gestione dell'acqua, esattamente le stesse cose. Dirigenti hanno avuto, forse là ci sono addirittura le condanne, ma non vorrei dire una cosa che comunque sicuramente sono stati indagati per corruzione, il servizio assolutamente non funziona, ma questo vale per tutte le società privatizzate, non hanno mai rispettato i piani di investimento. Gli investimenti nel settore dell'acqua sono diminuiti rispetto a quando erano gestite da aziende pubbliche. Ora, detto questo, è chiarito che quindi non solo un obbligo di legge non c'era e non ci poteva essere, ma tra l'altro perché sarebbe incostituzionale per violazione dell'articolo 75, e questo l'ha detto la Corte Costituzionale, cioè l'articolo 75 è quello del referendum. Ma per di più, anche la legge sulla spending review intanto non prevede che si debbano privatizzare i servizi di interesse generale, cioè tutte le partecipate, ASEC, SIDRA, semmai, appunto, abbiamo detto, un problema si poneva per la multiservizi, perché un obbligo di privatizzazione c'era nel caso in cui per quelle società che per la maggior parte forniscono servizi al comune stesso. Tuttavia, e questa è una cosa che io ho detto più volte ma è rimasta nel vuoto, lo stesso articolo 4 della spending review al comma 3 prevede che qualora per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, geomorfologiche del contesto, anche territoriale di riferimento, non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato, l'amministrazione in questo caso avrebbe potuto presentare una relazione all'autority della concorrenza e dire: per noi la multiservizi
è fondamentale, anche perché, diciamo, è vero che la multiservizi ha costi eccessivi, ma è anche vero che si può risanare o ristrutturare una società che svolge dei servizi fondamentali, che sono la pulizia di gran parte degli uffici pubblici, come il comune, come il tribunale, e che dovrà continuare a farlo. E io mi chiedo, tra l'altro, cosa succederà nel momento in cui la multiservizi, se per caso venisse privatizzata, cioè ci fosse qualcuno che la voglia comprare, quanto ci costeranno questi servizi? Siamo sicuri che pagheremo meno come comune, intendo dire, no? Sono servizi svolti al comune. Quanto ci costeranno questi servizi? Nonché abbiamo visto tutte i debiti che ha il comune di Catania nei confronti delle varie società. Nel momento in cui queste società vengono vendute, voi pensate che i privati aspettino anni e anni e anni senza avere niente? Se lo fanno è perché forse non ci rimettono in tasca loro. Perché l'altra cosa che non ho detto, scusate se salto di palo in frasca, ma l'altra cosa importante sulle famose società miste, tra cui per esempio Acqua Latina, che all'epoca, siccome fu una delle prime, abbiamo studiato tutti bene quello statuto e soprattutto gli accordi parasociali, nelle società miste, dovete sapere, la maggior parte delle volte, qua non sappiamo ancora come andrà, l'accordo con i comuni è che se ci sono perdite, sono così era Acqua Latina, interamente sul comune, se ci sono guadagni si dividono in percentuale. Questo ci dovrebbe far capire quali sono i problemi. Sull'acqua ho già detto, non soltanto quindi l'obbligo di privatizzare non c'era su nessuna società, e anzi imporre un obbligo sarebbe illegittimo, ma sull'acqua addirittura, secondo noi, è assolutamente illegittimo pensare di poter privatizzare, appunto perché c'era il secondo quesito che, come diceva l'assessore, prevedeva che sull'acqua non si possano fare profitti, o meglio, il secondo quesito andava a togliere dalla tariffa la remunerazione del capitale investito, cioè vuol dire che è quella parte della tariffa che prevede per il privato la remunerazione del capitale, cioè il profitto, il guadagno, o meglio. Vabbè, ora poi il professore Cellini, mamma mia, è stato anche il mio professore, io ho appena fatto confusione tra profitto e guadagno. Non è così. No, infatti è stata un'imprecisione e mi sono corretta da subito il messaggio, anche perché tra l'altro è vero che in tariffa ci sono tante altre cose che permettono il guadagno da parte del privato. Tuttavia, la stessa Corte Costituzionale, nel momento in cui ha ammesso il referendum, perché come sapete, siccome il referendum è abrogativo, la Corte Costituzionale deve fare un controllo sulla legittimità, anche sul fatto che poi non si creano dei vuoti, quale sarà la normativa da applicare dopo. Nella sentenza che ammetteva il secondo quesito dice: si persegue chiaramente la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua. Io mi sono confusa, ma mi sembra la Corte Costituzionale lo dica chiaramente: niente profitto nel governo e nella gestione dell'acqua. Quindi, seppure qualcun altro come me sarà stato poco chiaro nel spiegare i quesiti referendari, la Corte è stata chiarissima e questo è il mandato che dà il referendum. Poi, se così non è, voglio capire perché un'amministrazione pubblica vuole trovare degli escamotage per aggirare il risultato referendario. E sì, privatizzare Sidra sarebbe questo, sarebbe aggirare un chiaro risultato referendario. Quindi, oltre che illegittimo, a me mi sembra un suicidio politico. Detto questo, tra l'altro, vorrei capire un'altra cosa. Sidra gestisce in proroga, perché è previsto che la gestione dell'acqua passi a un gestore di ATO, che in questo momento l'ATO vuol dire ambito territoriale ottimale, che però in Italia, siccome insomma non siamo molto bravi a individuare cos'è ottimale, cioè l'ambito territoriale ottimale doveva essere il bacino idrografico, cioè nel momento in cui si gestisce l'acqua si dice giustamente bisogna tener conto di dov'è quest'acqua, del corso dell'acqua, eccetera.
e dei, dei bacini in realtà sotto. Vabbè, non è così in Italia, se sono fatte ambito territoriale uguale provincia, perché non importa più l'aspetto politico. Comunque, deve passare una gestione provinciale, quindi la SIDRA ce l'ha in proroga. Quindi SIDRA prima o poi non gestirà più l'acqua, e tra l'altro si pensa anche a breve, a parte mille ricorsi che ci sono, perché anche lì bisognerebbe aprire una enorme parentesi su quello che è successo a livello di ave. E io mi chiedo, da un lato, a parte io credo che essendo in proroga non si potesse fare nemmeno la gara per affidare il servizio dell'acqua, ma poi comunque qual è il privato che vuole comprare una società che probabilmente perde la gestione del servizio fra 2, 3, 4 anni? Altra cosa, parlavamo dei fondi, proprio su SIDRA sono appena arrivati i soldi stanziati dal CIPE per rifare le reti proprio del fognatura e depurazione e le condutture d'acqua. Questi soldi, se non si va velocemente al gestore d'ambito, o se non si capisce, insomma, se non vengono gestiti in maniera coordinata a livello di ATO, perché sono stati affidati all'ATO, si rischiano di perdere, e sono il finanziamento più grosso della storia per Catania, uno dei finanziamenti più grossi. Quanti miliardi sono? Se lo ricorda, per Catania? 110 e quindi diciamo che questa operazione di privatizzazione di SIDRA avrebbe potuto bloccare l'affidamento di questi fondi, che per la situazione che, come ha chiarito bene l'assessore del comune di Catania, come la situazione del comune è, come sappiamo, in deficit enorme, perdere questi fondi mi sembrerebbe, diciamo, quasi criminale. Ora, io vorrei però chiarire anche la nostra posizione su quali sono le alternative, perché è vero che il pubblico che abbiamo avuto fino ad ora, insomma, l'ha detto l'assessore quali sono le cifre dei vari debiti accumulati dalle partecipate, ma non ci piacciono nemmeno le società per azioni, né miste, né private, cioè né miste né interamente private, e non ci piacciono anche perché io questo lo voglio leggere, mi sono ricordato una cosa brevissima, un articolo del Sole 24 Ore che non mi sembra un giornale di sinistra di quelli. Quindi nel 2011 il risultato economico complessivo delle società dei sindaci, cioè delle, quelle che sono di cui parliamo, si è fermato a 470,9 milioni di euro, cioè il 77% sotto rispetto a 2 miliardi totalizzati nel 2010, numeri accumulati quasi esclusivamente alle società per azioni, mentre in realtà minori dal punto di vista economico, cioè le aziende speciali e le fondazioni, vedono migliorare i risultati. L'articolo, poi andava avanti, lo potete cercare, è un articolo di Trovati pubblicato il 29 ottobre del 2012. Andava avanti, tra l'altro, fra queste faceva un confronto con le quotate in borsa, sono quelle combinate peggio. Insomma, questa dimostrazione del fatto che comunque 20 anni di privatizzazione hanno portato alla diminuzione della qualità del servizio, l'aumento delle tariffe, la diminuzione della qualità del lavoro, cioè le tutele dei lavoratori si sono nettamente ridotte, le condizioni di lavoro dei lavoratori si sono peggiorate, ed è per questo che abbiamo vinto. Perché soprattutto al nord, dove hanno già provato da anni cosa vuol dire la privatizzazione proprio delle vecchie municipalizzate, delle vecchie aziende, e sono passati da una gestione, soprattutto in Emilia, da una gestione funzionante delle aziende migliore rispetto alla situazione attuale, rispetto a queste holding quotate in borsa, che sono una cosa totalmente diverse, che non hanno portato gli investimenti sperati, perché anche lì si era detto però noi non abbiamo più i fondi per investire. Allora, che cosa proponiamo? Riguardiamo al passato per migliorarlo. Come nascono le municipalizzate in Italia? Nascono proprio per risolvere i problemi, le distorsioni e i fallimenti del mercato. Su questo il professore Cecchini sicuramente
ne parlerà in maniera molto più, più chiara e più precisa di me. Ma le municipalizzate nascono per due motivi. Uno, per risolvere un problema che è quello dei monopoli naturali. Cioè sono quasi tutti, tutte queste, monopoli naturali o monopoli determinati dal fatto che sono dei servizi a rete, di rete, quindi che richiedono grossi investimenti, e si sa che i monopoli, visto che non ci può essere concorrenza in un'ipotesi di monopolio, è meglio farli gestire al pubblico. Altro motivo era quello che i privati non avevano le risorse per fare le grandi infrastrutture, e quindi l'ha dovuto fare il piccolo, perché i privati non riuscivano a garantire una qualità nella gestione del servizio. E l'altro motivo era: ma se dei servizi sono redditizi, ma perché, e sono in monopolio, ma perché devo lasciarlo al privato? C'è uno dei motivi che si pensò, per cui si pensò e si crearono le municipalizzate, era quello di fare cassa nei comuni, cioè era proprio per ripianare i debiti dei comuni, perché se un servizio è remunerativo, ma perché devo lasciarlo al privato? E se un servizio non è remunerativo, aggiungo io, ma perché oggi un privato se lo deve prendere? Ma mica sono buoni samaritani poi in un momento di crisi come questo, perché se lo devono prendere? Allora, io credo che come cittadini noi dobbiamo pretendere che l'amministrazione amministri, cioè se un servizio è remunerativo è, o lo potrebbe diventare se gestito bene, noi dobbiamo pretendere che venga gestito bene, dai nostri amministratori. Altra cosa, è vero, non siamo Peter Pan, non siamo Alice nel Paese delle Meraviglie, questo pubblico non andava bene. Come fare? Da tempo noi proponiamo di sperimentare una cosa che in alcuni piccoli comuni già si fa e che in varie parti del mondo già è stata sperimentata, che è quella della partecipazione diretta dei cittadini. Cioè noi diciamo, torniamo ad un ente di diritto pubblico. Ma non ci passa questo, perché non vogliamo che si creino di nuovo reti affaristi e clientelari. Come fare? Partecipando, dando la possibilità ai cittadini di partecipare almeno in parte alle scelte, che tra l'altro è un modo non soltanto per responsabilizzare il cittadino su quello che fa l'amministrazione e su come può aiutare l'amministrazione, perché a volte, voglio dire, anche gli amministratori non possono sapere tutto. I cittadini che vivono quotidianamente i servizi o la città in generale possono dare contributi importanti, e si dà la possibilità anche al cittadino di entrare dentro quell'istituzione e avere la possibilità di vedere tutto e di capire dei meccanismi che altrimenti non capirebbe. Cioè potrebbe anche arrivare a comprendere delle scelte che altrimenti potrebbe criticare, così senza avere gli strumenti per capire. Cioè la partecipazione sembra, devo dire che anche la nostra presenza al Consiglio Comunale ci ha fatto capire diverse cose, come per esempio il Consiglio non, in parte effettivamente non avesse avuto gli strumenti, il tempo, la possibilità di approfondire il tema. Un inciso su questa cosa per un minuto. Perché non è vero, e qui c'è... Sì, c'è il consigliere dell'area che lo può testimoniare. Io mi sono fatto tutte le commissioni in quel periodo, e per una causa non addebitabile all'amministrazione, il periodo è coinciso con la campagna elettorale. Molti consiglieri erano distratti da altre cose. Io mi sono fatto tutte le commissioni, e in alcune commissioni ero solo con una persona. Questa è la realtà. Non che non mi è stata data informazione. È capitato, diciamo, un periodo sfortunato. Manca. E io c'ero. Sì, ma non l'hanno voluta. Allora io finisco così, sì, poi. No, lo so, non sarà lunga. Allora, vado. Vorrei far capire questa piccola cosa, non so se ci riesco. No, società
perché sono orientata al profitto, questo anche la società interamente pubblica, lo dice anche la Corte dei Conti, deve fare profitto. E il diritto pubblico vuol dire gestito con, totalmente con altre norme, altri criteri, eccetera, non solo, ma l'ente di diritto pubblico ha l'obbligo del pareggio di bilancio, quindi non deve fare profitto, deve chiudere i conti in regola, poi può essere ispirato a criteri di solidarietà, uguaglianza, democrazia. Come democrazia? Che, allora, io lancio da sempre questa idea, è il diritto pubblico con un bilancio partecipativo, in cui quindi noi potremmo andare lì e dire questi soldi, ovviamente accompagnati, si fanno uno studi accompagnati dai tecnici, che dicono su quali fasi può intervenire l'assemblea, ma poi ci sono le assemblee cittadini in cui viene spiegato l'intero bilancio e in più quella parte su cui possono intervenire. E su quella parte su cui possono intervenire dicono noi preferiamo questi soldi che si usino così o così. E in quel modo si va a rompere totalmente quella struttura di potere, perché diventa trasparente tutto. E quando il politico sa che il cittadino controlla, siccome sa che sta lì grazie ai voti dei cittadini, non è vero che se ne frega, non se ne fregano affatto. Se vedono che noi riprendiamo il nostro potere e controlliamo e li incitiamo, sicuramente tutto funzionerà meglio. Grazie, grazie Avvocato Giorlando. Beh, direi che è abbastanza chiaro, cioè, diciamo, gli ultimi 5-7 minuti in cui ha fatto un po' quello che era la visione diversa rispetto a quella che abbiamo avuto nel passato, che abbiamo adesso, è molto chiara, per cui si capisce qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere, che ovviamente è un obiettivo perché in questo momento non è così. Professore Cellini, a lei la parola. Sì, anche io mi unisco ai ringraziamenti dei precedenti relatori per l'invito di questa sera. E parliamo di aziende municipalizzate, che è un tema secolare, perché la prima legge in Italia sulle aziende municipalizzate è datata 1903. Nel 1903, fenomeno di urbanizzazione incipiente, le città iniziano a dotarsi di quelli che sarebbero diventati servizi municipalizzati, e interviene la prima legge. Poi interviene il testo unico del 1925, che per tanti decenni ha in qualche modo rappresentato la cornice giuridica, e poi negli ultimi anni sono intervenute una miriade di norme sulle imprese pubbliche locali, la legge 267 del 2000, la finanziaria del 2008, il decreto cosiddetto Salva Italia dell'agosto 2011, la sentenza della Corte Costituzionale, spending review. Quindi il contesto giuridico nel quale ci troviamo è veramente intricato, e anch'io mi unisco a quanto hanno detto i due relatori, non voglio intervenire su obbligo o non obbligo delle privatizzazioni, perché ci andremo a veramente incastrare in una giungla normativa complicata. L'obiettivo ovviamente delle aziende municipalizzate è quello di provvedere beni e servizi con natura di bene pubblico, ma non solo, nel senso che alcune aziende municipalizzate sono nate per fornire tecnicamente beni pubblici, cioè beni che una volta prodotti possono essere consumati da tutti i cittadini senza esplicitamente pagarli, e quindi incentivano comportamenti opportunismo per i quali è necessario in qualche modo, o è più semplice che il bene sia prodotto da un ente pubblico rispetto ad un'impresa privata. Però esistono beni forniti da imprese pubbliche che non sono beni pubblici, esistono beni che sono forniti da enti pubblici perché sono beni in regime di monopolio naturale in ambito locale, esistono beni che sono tecnicamente parlando beni di merito, cioè rispetto ai quali si ritiene che sia meritorio che vengano prodotti e consumati, quindi esistono tante fattispecie differenti. In linea generale l'aumento delle attività di aziende municipalizzate è avvenuto contestualmente al miracolo economico negli anni nei quali abbiamo visto un'espansione per quantità e qualità e varietà dell'attività degli enti locali in ambito. Contestualmente a questo allargamento però sono iniziati anche, come dire, i vizi, nel senso che sono stati utilizzati per allargare il consenso elettorale, cosa che sappiamo tutti, o ancora più grave, sono stati utilizzati come ammortizzatori sociali, nel senso che si è pensato che le imprese pubbliche potessero
fornire quel ruolo di ammortizzatore sociale che invece avrebbero dovuto fornire altri istituti di welfare. Negli anni 80 la parola d'ordine diventa liberalizzazioni e privatizzazioni. Liberalizzazioni e privatizzazioni sono due cose differenti che però hanno riguardato le attività svolte dalle aziende municipalizzate. C'è stato un ampio dibattito che forse varrà la pena ricordare se fosse bene prima liberalizzare e poi privatizzare o prima privatizzare e poi liberalizzare. Ci sono pro e contro, di questo non abbiamo parlato questa sera, però è un tema interessante. Ora, ripeto, non voglio entrare nell'ambito giuridico, io dico però che il comune Catanico, gli altri comuni del resto, ha posizioni debitorie. Ripagare i debiti è in qualche modo un dovere etico, prima ancora che un obbligo economico. Se abbiamo dei gioielli, è bene venderli per ripagare i debiti. Oltretutto, se questi gioielli non solo non fruttano nulla, ma sono essi stessi causa di debito, al di là di quello che dice la legge, è opportuno come dire, mettere mano a questo. La varietà delle fattispecie con cui abbiamo a che fare è tale però per cui io non mi sentirei di assumere posizioni manichee pro o contro le privatizzazioni. Dipende caso per caso, ci sono partecipazioni in attività non essenziali, mi si consente di dire anzi di dubbia utilità pubblica. Leggendo la delibera del Consiglio Comunale di Catania ho imparato che c'è una partecipazione in Consorzio Sicilia al Passo che si occupa di promuovere attraverso le vigenti procedure la lotteria nazionale del podismo. Ora io confesso che non lo sapevo, probabilmente è stata già liquidata in passato. Ora sfido chiunque a dirmi che questa è una partecipazione di interesse generale. Da economista direi che la lotteria semmai è un bene di demerito e non di merito. Comunque, al di là di questo, lo cito per dire che le fattispecie con cui abbiamo a che fare richiedono di non avere delle posizioni a priori. Ci sono i servizi di interesse generale, ci sono servizi strumentali strettamente necessari, la normativa consente anche con qualche direttiva europea di capire a quale fattispecie le diverse municipalizzate appartengono. Però dico questo perché vorrei, nel centro del mio intervento, porre alcune domande, nel senso che penso che il giudizio da dare sul piano di privatizzazione dipenda crucialmente da alcune condizioni di contorno. Allora, rivolgo 4 più 1, diciamo 5 domande. Le risposte a queste domande, secondo me, sono la condizione per esprimere un parere più motivato su quale giudizio dare di questo piano. La prima domanda è: primo, a quali condizioni di prezzo si vende? Ora, io capisco che la delibera del Consiglio Comunale in qualche modo è una delibera programmatica e quindi non si è occupato di dare risposte alle domande che io pongo. Però le risposte alle domande che io pongo secondo me sono essenziali per farci un'idea di che giudizio di merito dare. Allora, quando io chiedo a che prezzo vendiamo le partecipazioni che il comune pone in vendita, pongo un problema serio, nel senso che le aziende sono operate da debiti, però hanno anche alcune potenzialità. Allora, è chiaro che non dobbiamo svendere ed è chiaro che sapere quanto vendiamo è cruciale per capire se ci conviene o no vendere. È vero che il momento in cui vendiamo è un momento di crisi in cui trovare compratori con elevate disponibilità può essere difficile, non vorrei però che il momento di crisi fosse un alibi per non vendere. Allora, la prima questione da capire è: viene fatta una valutazione delle imprese, abbiamo un'idea di quali saranno i proventi che otteniamo dalle vendite? E questo elemento è comunque essenziale per poter dare un giudizio motivato nel merito. Seconda domanda: a quali compratori? Come dire, questo è piuttosto delicato perché si tratta di capire chi comprerà le partecipazioni. Allora, evitiamo che siano i soliti furbetti. Quando dico soliti furbetti, penso che tutti qui capiamo a che cosa ho in mente. Chiediamoci piuttosto: qual è il compratore ideale che avremo in mente? Ora, non esiste una risposta ottima su questo, io posso dire cosa penso io e so che sarò in netta minoranza qua. Secondo me il compratore ideale sarebbe una società che già opera in questo settore, magari da un'altra parte, che ha esperienze in questo settore. È chiaro che non è un compratore locale, però a quali compratori certamente è una domanda rilevante per poter dare un giudizio su che cosa stiamo andando a fare. Terza domanda:
quale sarà la qualità del servizio che ci dobbiamo attendere? Ora qui, in tutti questi casi, ci dovrebbe essere un contratto di servizio. Guardate, in alcuni casi c'è già, per esempio, il contratto di servizio, Catania Multiservizi ha un contratto di servizio, mentre, per esempio, ASEC S.p.A. non c'è, se ho ricostruito bene la vicenda, un contratto di servizio che ha. Allora, il comune, quando vende, ha la possibilità di fissare un contratto di servizio ed è, secondo me, questo l'aspetto essenziale e cruciale di tutta la vicenda: disegnare bene il contratto di servizio, perché piuttosto che privati sì, privati no, mi pare l'elemento più rilevante. Come sarà regolamentato il servizio che andremo ad avere? E questo non dipende dallo Spirito Santo, dipende da quello che c'è scritto nel contratto di servizio. Quindi prima di dire io cosa ne penso, vorrei leggere il contratto di servizio. Oltre il contratto di servizio ci sono ambiti in cui è possibile pensare a normative di regolamentazione o normative tale per cui ci sia un authority locale. Guardate, qualche anno fa le authority locali andavano molto di moda anche a livello comunale, oggi non vanno più molto di moda, non vanno di moda come andavano di moda qualche anno fa, perché è chiaro che anche l'autorità di regolamentazione locale ha dei problemi. Però o un contratto di servizio o un disegno di authority locale ci deve far capire che cosa prevediamo relativamente alla qualità di servizio. Quarta domanda: che cosa fare con i proventi che otteniamo auspicabilmente dalle privatizzazioni? Allora, qui sarò brutale, faccio una provocazione all'assessore: mica li metteremo in parte corrente così li possiamo impegnare subito, perché questo è il mio grande l'ha scritto anche, mi sono dimenticato di dirgli le premesse. L'ho scritto, temo che lei si riferisca a una mia intervista rispetto alla quale hanno pubblicato la prima metà e non la seconda metà. Allora, per essere, visto che me lo dice, io l'ho detto, il comune non ha l'obbligo di venderlo, ma fa benissimo a venderlo. Allora l'ho scritto soltanto la prima parte, quindi il mio pensiero rispetto è un po' ad ogni modo, tornando alla mia linea di argomentazione. Con queste privatizzazioni il comune auspicabilmente otterrà degli introiti. Come li utilizziamo? Perché in qualche modo sono entrati in conto capitale, spero che non vengano utilizzate, però non si potrebbe, che però qualche comune ahimè lo faccia, e anzi anche in Emilia Romagna, guarda, potrei fare anche nomi e cognomi di comuni non siciliani. Quindi si privatizza, si mettono in bilancio le entrate, le si mettono in conto corrente e le si impegnano subito. Questo è il modo ideale per fare i buchi di bilancio. Allora, spero che non si abbia questa intenzione, ma spero di più che queste privatizzazioni non siano in qualche modo dettate dalla necessità di fare quadrare i bilanci nel breve periodo. Quindi le quattro domande: a quali condizioni il prezzo si vende, a quali compratori, quale qualità del servizio, che fare con i proventi in bilancio. C'è una quinta domanda che, come dire, personalmente mi mette anche una certa angoscia, cioè che fare dei lavoratori. Ora qui non bisogna generalizzare, nel senso che sappiamo tutti che nelle municipalizzate, accanto a bravissime persone che lavorano con passione, dedizione e competenza, ci sono però alcuni raccomandati nulla facenti, anzi che fanno i galoppini di partito. Ci sono persone assunte con finalità assistenziali, anziché dargli la pensione di invalidità, gli avrebbero diritto, si assumono in alcune municipalizzate facendo un'opera di bene. Questo non lo assumo una persona. Non mettevo in qui. Cioè, nel senso che però era un sistema di far utilizzato l'organismo. Allora, ciò detto, il mio punto è però un altro: è fuori di dubbio che c'è un eccesso di dipendenti. Ripeto, motivato in tanti modi, che ha tante ragioni, alcune possono essere anche nobili, altre sono sicuramente molto meno nobili. C'è stata confusione tra assistenza e tante altre cose. In Italia manca un welfare state che faccia un'assistenza seria, e ci sono degli istituti supplenti, le municipalizzate sono state utilizzate con la connivenza di tutti come istituti supplenti, e questo non va bene. Sicuramente non c'è dubbio che se arriva un privato, una razionalizzazione
dell'organizzazione del lavoro nelle municipalizzate deve essere fatta. Dobbiamo essere consapevoli che c'è un'eccedenza di lavoro e che il, come dire, questo punto non sarà irrilevante rispetto al prezzo di vendita, alle condizioni di contratto, eccetera. Allora, è un dovere etico, secondo me, oltre che economico, mettere mano a questa situazione, su questo non ho nessun dubbio, per dare un giudizio motivato, però, a mio avviso, ci mancano molti elementi. La conoscenza dei quali però è assolutamente rilevante per capire verso dove andiamo e che cosa ci aspetta e che giudizio dare. Allora, grazie al professore che è stato bellissimo, penso che assista a una sua lezione all'università, sarà un piacere. E io volevo solo dire una cosa, i 5 punti sono effettivamente molto ben messi, ben... sul contratto di servizio, e io mi rifaccio a quello che diceva l'avvocato Giorlando sulla società di Acqua Latina, in cui si mettono le perdite vanno al comune, i profitti vanno al privato, vabbè, già, voglio dire, sì, non lo so, voglio dire, se è vero che così, o comunque ci possono essere tanti di quegli aspetti per cui un contratto di servizio fatto bene è fondamentale. Allora, io direi una cosa, l'assessore mi chiedeva se poteva però in pochi minuti, perché dobbiamo dare la parola, in modo tale che lei poi avrà modo anche di rispondere alle domande fatte dagli altri. Per dare un contributo al dibattito, così poi inizia il dibattito, per dare una risposta alla professoressa, io ritengo che lui la proposta di deliberativa non l'abbia, ora gliela lascio, e così poi... No, è perché che le risposte sono dentro, che lui chiedeva, è perché noi abbiamo iniziato una procedura di vendita per l'asset trade, eravamo stati autorizzati in parte e c'era un modello, lì eravamo in fase avanzata, quindi quel modello l'abbiamo messo all'interno della proposta deliberativa, quindi quelle risposte trovano, quelle domande trovano risposte in quel modello. Cosa abbiamo detto noi? Qual era la procedura attraverso la quale poi si arrivava alla vendita? E quindi io, se vuole, no, vado in sintesi, c'è dentro tutto quello che ha chiesto, quindi procedura di evidenza pubblica, la determinazione del prezzo, un soggetto che, chiedendo un socio operativo che aveva svolto quella attività, che desse le garanzie patrimoniali, ma garanzie patrimoniali vere, quindi che potessero servire poi da strumento di valutazione, la scelta di un advisor, perché ci sembrava determinante che la valutazione venisse fatta da un soggetto esterno, cosa che non abbiamo potuto fare nelle procedure perché mi è stato imputato in consiglio comunale la mancanza della valutazione. Io ho detto, fin quando non ho l'atto che mi autorizza a vendere, io non chiamo nessun advisor perché non mi voglio caricare di costi. Se all'improvviso poi il consiglio comunale dovesse dire io non sono d'accordo, io avrei fatto una spesa senza nessuna utilità. E quindi c'è dentro tutto, il modello è quello che c'è all'interno della proposta deliberativa, poi questa dopo gliela lascio, grazie. Sì, va bene la precisazione. Ecco, questa deliberazione ce l'abbiamo sul sito del comune, c'è anche noi cittadini, possiamo accedere, perché penso che il professore abbia visto quello che c'era. Comunque. Questa ce la siamo procurata, non ce la siamo procurata, però ecco, io, sì, cioè, possiamo così, come dire, invitare l'assessore a fare un certo un atto pubblico, però che abbia facilità di accesso, perché se uno non ha gli atti pubblici ci sono, però sì, sono a disposizione, ma se fossero sul sito del comune sarebbe molto più semplice accesso. Comunque sul sito del comune, allora facciamo una cosa, adesso se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, c'è l'avvocato Daga che voleva fare un intervento, ha alzato per primo la mano, io voglio la signora Giordano. Sì,
Allora, purtroppo c'è un problema tecnico, il microfono portatile non funziona, quindi chi deve fare intervento cortesemente si deve avvicinare qui, perché la lunghezza del filo non so se quindi se puoi avvicinare per favore, perché non abbiamo tempo portatile. Sì. L'assessore all'inizio parlava che finalmente ci avremo qualche possibilità di confrontarci sul serenamente. Penso come sta avvenendo stasera, probabilmente se un dibattito come questo fosse avvenuto prima del 19 di novembre sarebbe stato forse molto più, ma comunque è chiaro che andiamo avanti sotto questo profilo. Dicevo, sarebbe stato molto opportuno e sarà molto opportuno una volta tanto confrontarci su tutta la questione del bilancio del Comune, delle partecipate in questi ultimi 20 anni, come sostiene l'assessore e ci tiene a dire negli ultimi 20 anni. E io sono disponibile, io e anche altri della mia parte politica, a fare questo. Ma credo che l'occasione avverrà molto presto, non soltanto per la campagna elettorale. Detto questo, a me sembra che è mancata stasera un punto fondamentale, assessore. E il punto fondamentale è il fatto che il Comune di Catania è in dissesto. E non si può negare questo, perché da questo derivano poi diverse ragioni, diverse scelte che l'amministrazione ha posto all'attenzione del Consiglio Comunale. Io sono stato molto colpito dalla chiarezza e dalla professionalità del professore Cecini, che io non conoscevo, che adesso ripete il suo apprezzato. E veda, professore, quelle preoccupazioni che lei mirabilmente ha sviluppato, soprattutto andando a definire quei 5 domande alla fine che ha posto, non credo, anche se l'assessore è molto bravo a rispondere, che tutte e 5 domande venissero, come dire, spiegate nell'atto deliberativo. E di quello il Consiglio Comunale, almeno la parte politica, credo non solo la mia parte politica, ma altre parti politiche, pretendeva con forza che quella sera si dovesse, come dire, discutere proprio del modo della gara, del contrattore, di quant'altro. Ma quella sera, vede, professore, c'era una spada di Damocle molto forte. Il Consiglio Comunale doveva deliberare entro le ore 24 del 19 novembre, guardate caso, me lo ricordo perfettamente perché corrisponde al mio compleanno, 19 novembre, e io sono stato l'intera giornata di Consiglio Comunale per cercare di sistemare, per sistemare tutta la situazione. E dovete considerare un altro fatto, che la scadenza delle ore 24 del 19 novembre era determinata da una deliberazione della Corte dei Conti del 20 di agosto, con la quale, come misura correttiva, ci poneva di intervenire sulle partecipate. Naturalmente non era un obbligo intervenire come l'amministrazione ci ha proposto, potevamo intervenire in maniera diversa, così come la collega Giorlando e lei stesso ci ha posto. Perché lì stesso il professore poco fa diceva: io non voglio addentrarmi nella querela che c'è fra obbligo o non obbligo della privatizzazione, perché andremmo per le lunghe, lì è tutta io penso una pubblicistica molto attenta e un aggrovigliarsi di norme che si succedono direi quasi ad horas in Italia su questa materia. Pensate voi che 45 consiglieri comunali potevano, come dire, essere abbastanza conoscitori di tutta questa cosa, evidentemente siamo sulla luna sotto questo punto. Allora, quello che abbiamo addebitato con accenti diversi, l'assessore sa, conosce le persone con accenti diversi, dovuti anche a una situazione particolare, perché giustamente lì era la carne viva di molti dipendenti che pensano e giustamente dovevano pensare alla loro sorte di 2 a 4 anni. Con accenti diversi abbiamo detto all'amministrazione: stai pensando di ritardo, doveva esserci un maggiore coinvolgimento, certo, grazie a tutti gli interventi, certo, ma non ci sono le commissioni, certo che ci sono le commissioni, ma l'approfondimento che si può fare in commissione non è che sempre si può fare, infatti il fatto che naturalmente tutto il lavoro svolto è stato quello che si è potuto fare con il materiale, come dire, umano che il Consiglio Comunale può porre, perché naturalmente non tutti siamo
professore universitario di economia e non tutti conosciamo, me la dico io, mi picchio di conoscere qualche cosa, ma la sorprende mai sono dei miei colleghi, per ragioni oggettive, voglio dire, non è che ne devo fare una colpa, devono essere. Allora, il punto politico che abbiamo detto all'amministrazione, tu amministrazione c'è il posto, un atto deliberativo 2 anni e mezzo fa che diceva una cosa, poi l'hai ritirato e poi soltanto il 2 di ottobre, lo ricordo perfettamente assessore, lei me lo ricorderà, soltanto il 2 ottobre, solo perché il 20 di agosto la Corte dei Conti ti ha mandato quella delibera e cogente, ci ha imposto quel tipo di questione. Naturalmente poi sì, ci sono state le elezioni, tutto quello che volete, ma in un mese non è che si potesse fare granché. Dopodiché poi noi scopriamo quella sera stessa, ah, guardate bene, c'era il terrorismo, perché i funzionari ci dicevano, ah, dovete approvare entro le ore 24, perché sapete cosa succede se non approvate entro le 24, siccome il comune non ha adempiuto alle misure correttive della Corte dei Conti, non solo c'è il dissesto, ma voi consiglieri comunali, questo ci ha detto l'avvocato Cato, ma voi consiglieri comunali potete rispondere, e quindi non solo risponderete di danno e non potete più ricandidare, con tutte quelle questioni terroristiche che in tutto questo ci sono. Allora, al di là di queste cose che naturalmente a me facevano ben di cose, ecco, ma i miei colleghi che diciamo non sono minimamente provveduti come posso essere io, facevano prezzo e si crea tutto questo, quando invece un ragionamento pagato come quello di stasera poteva essere effettuato con il dire in maniera molto chiara come stavano le cose, e in quel caso naturalmente alcune altre scelte, l'unica che abbiamo potuto fare in contrasto con l'amministrazione che è sacrosanta, che è quella di rispondere alla volontà degli elettori italiani, che è quella della SIL e quindi dell'acqua pubblica, ma mentre per le altre potevamo, abbiamo potuto vedersi in maniera molto chiara. Penso per esempio che ci sono gli amici davanti ai servizi, assessore Bonaccorsi, a qualche tentativo che si poteva fare, credo che le collega Giorlando, ponendo un problema anche normativo su quel punto, potevamo anche, come dire, sviluppare, perché no, un tentativo di quel genere. So che a Palermo qualche cosa di questo genere con la questione consortile, l'assessore so che fa, ma io non sto dicendo che sarebbe stata la soluzione, ma quantomeno un tentativo doveva e poteva essere fatto. Ciò non è stato possibile, naturalmente non è stato possibile, perché la strada di Napoli, della Corte dei Conti da un lato e del dissesto del comune, perché intendiamoci, noi abbiamo evitato fino a questo momento il dissesto perché c'è stata la legge che ha consentito di rivolgersi e rivolgersi col piano di risanamento, ma se in altri termini siamo al dissesto. Ecco, su questi due punti credo che siano necessari di tenere presente, le partecipate serviranno naturalmente con questo sistema a cercare di allegare, secondo, come dire, la disponibilità e la volontà dell'amministrazione, la questione un po' del dissesto. Questi punti mi sembrava giustamente dire, non per rivendicare, come dire, il comportamento del Consiglio Comunale, che tutti quanti noi conosciamo così com'è, l'assessore sa benissimo quanti sono i consiglieri che cercano di documentarsi e quanti invece certamente vivono alla giornata, ma credo che sia giusto che ognuno si assume la responsabilità, e credo che naturalmente l'amministrazione in questa vicenda ne abbia più di una di responsabilità. Grazie. Allora, sì, un attimo, ci sono altre persone che... Dopo si iscrive. Dopo... Vabbè, adesso poi, tra un attimo. Non si iscrive? Ora segno io. Ora mi segno io. No, volevo un attimo solo dire che sul sito di Città Insieme stiamo caricando la delibera numero 49 del 2012, che è quella che è stata, che riguarda il piano di vendita. Abbiamo cercato sul sito del Comune, non c'è. C'è la 47, la 50, la 49 non c'è. Quindi in attesa che il comune lo metta, che magari se l'è dimenticato, noi lo rendiamo. Allora, io sì, volevo diciamo ringraziare l'avvocato D'Agata, perché conoscete tutti, comunque il capogruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale, che ovviamente ha seguito e segue tutte le vicende e quindi ci ha dato la sua versione, la sua esperienza. Adesso c'è il signore, poi il professor Casetta, poi voi due, poi il signore. Quindi se ci dice, diciamo, i nomi e anche la domanda. Io mi chiamo Candido, sono un professionista libero e in pensione. Ma cosa c'è in pensione? Si sposta un momento. Io non volevo entrare nel merito delle situazioni politiche di cui ci ha parlato l'assessore.
È perché il professore è stato chiarissimo, ci ha fatto capire che praticamente non sappiamo nulla di come andranno a finire queste cose, che abbiamo bisogno del tempo, lei adesso le fa pubblicare, abbiamo capito che quello che lei ha detto, mi pare che non fosse pubblicato, se non ho capito bene, sciocchezze, non è questo quello di cui voglio parlare, quello di cui vorrei parlare è un dettaglio tecnico, che siccome a me interessa molto la gestione pubblica dell'acqua, del discorso dell'acqua, ho seguito con attenzione l'intervento dell'avvocato Giorlando, mi pare che lei non abbia avuto il tempo di spiegare qual era la proposta per gestire in una maniera che potesse essere democratica questa situazione dell'acqua. Solo questo volevo sapere meglio, perché mi pare che... Quindi, ok, una domanda rivolta all'avvocato Giorlando. Adesso c'è il professor Caserta. La domanda del professor Cellini era una domanda retorica, ovviamente, perché se quelle domande avessero risposte soddisfacenti, cioè coerenti con i principi di rilancio e di sviluppo, non saremmo qui a parlarne. Sono sicuro che nei documenti alcune risposte ci sono, ma non possono essere quelle risposte che ci lascerebbero tranquilli su questa operazione. L'intervento del professor Cellini dall'ultima fase in realtà poi ci riporta indietro. Io non posso dimenticare che 4 anni fa, nel 2008, eravamo qui a parlare esattamente dello stesso problema, ossia di un'amministrazione di enormi difficoltà finanziarie. Questo significa che l'amministrazione corrente non ha certo peggiorato le cose, però la sensazione, se vogliamo limitarci alla sensazione, è che siamo a 4 anni fa, nel 2008, questa discussione l'abbiamo fatta, poi è stata assunta dall'amministrazione comunale una prospettiva preoccupata e comprensibile di breve termine, che ha accolto l'opportunità che veniva da un aiuto del governo centrale di noto a tutti e che ha permesso poi di rinviare il problema. E allora vorrei porre questa questione: è possibile che non riusciamo ad affrontare le questioni strutturali? È possibile che non riusciamo a inoltrarci nel tempo più antico? E certo, prendere 20 anni della storia dell'amministrazione comunale e capire, intrecciando le storie locali con le questioni più generali, dov'è che il meccanismo non ha permesso a questa città di poter almeno galleggiare e garantire con regolarità quella fornitura minima di servizi. Quindi è vero che non dobbiamo fare riferimento certamente a questo assessore, a questa amministrazione, ma dobbiamo fare riferimento a tutta una storia, perché questi sono mali antichi e i mali antichi si affrontano con la serenità di chi deve non cercare la responsabilità di questo e di quell'altro, ma chi deve risolvere da parte di chi deve risolvere il problema. Ed è ovvio che il problema può stare soltanto in una ristrutturazione, di un ripensamento profondo del ruolo dell'amministrazione comunale, se volete in generale, ma questo sarebbe un dibattito accademico, e in particolare nella città di Catania. Faccio soltanto un esempio che mi permette di fare un riferimento all'intervento dell'avvocato di Orlando. La questione privatizzazioni, sì, no, è questione antica, dolorosa, appassionata, troveremo sempre i tifosi dell'una e dell'altra. Però credo che su una questione possiamo essere d'accordo, perché
questa cosa ci appassiona, perché per alcuni beni noi vorremmo garantire un accesso diffuso. L'acqua è questo, ma ce ne sono tanti altri per i quali vorremmo che l'accesso non prevedesse discriminazioni di alcun tipo. Questo è il punto. Rispetto a questo obiettivo, siamo sicuri che un meccanismo pubblico sia sempre migliore di un meccanismo privato? In realtà questa cosa non è garantita sempre. Faccio soltanto un esempio. Potremmo avere, non è vero che se il servizio è gestito da un'impresa privata, questo implica necessariamente che quel servizio viene comprato soltanto da chi ha i soldi, per banalizzare un po' il ragionamento, perché è possibile pensare per esempio a meccanismi di voucher che permettono a chi non può pagare per intero il prezzo di quel servizio di essere supportato da un'amministrazione con un meccanismo di voucher. Questo garantirebbe la redditività dell'impresa che produce quel servizio e garantirebbe al tempo stesso che i soggetti che non possono permettersi quel servizio possano accedere a quel servizio mediante quelle risorse che una pubblica amministrazione mette a disposizione. Questo è soltanto un esempio banale, se vuole, per mostrare che non ci può essere un ragionamento unico che indica che la privatizzazione non è opportuna quando noi abbiamo a che fare con beni di rilevanza pubblica per i quali dobbiamo garantire un accesso sufficientemente indiscriminato. E allora cominciare a discutere di questi temi e intrecciare questioni generali molto interessanti con le nostre questioni per vedere dove nel percorso che questa amministrazione negli ultimi 20 anni ha seguito nell'affrontare questioni centrali della città. Una per tutte, la frammentazione che questa città vive da aree molto servite, aree per niente servite, è un problema solo di equità, ma anche un problema di efficienza, nel senso che i servizi devono essere forniti in maniera omogenea a tutta la città. E allora cominciamo a discutere di questi temi. Ormai la ricerca delle responsabilità è una cosa che non appassiona di nessuno, personalmente non mi appassiona. Mi piacerebbe che guidati da questioni di carattere generale, dibattiti di carattere generale come quelli che lei ha sollevato, poi li potessimo calare nella realtà per vedere se nelle circostanze date è meglio, con riferimento a quel servizio, se è bene mantenere quella società partecipata nelle mani del comune oppure no. Nella maggior parte dei casi non lo sappiamo, dipende, come ha detto il professor Cioè, dipende da tante circostanze. E allora credo che questo possa essere un buon invito a ragionare in questi termini. Vediamo esattamente qual è la convenienza, sapendo che c'è un interesse di tutti che deve essere salvaguardato, ed è l'interesse che un nucleo essenziale di servizi deve essere. Perché questa è la nostra storia, questa è la modernità, questo è essere nel 2012, deve essere offerto in maniera indiscriminata a tutti. Ok, grazie professor Casetta, se c'è il signore, poi viene subito lui e poi si esatto. Prego, può prendere questo. Pronto? Allora, mi chiamo Riccardo Lanzafame, sono un dipendente a Fake Trade. Faccio una domanda molto semplice, molto banale, che però ha anche una valenza politica. La giunta Stancanelli, la domanda è per l'assessore, anche in qualità di vice sindaco. La giunta ha perseguito questo suo progetto, questo obiettivo di vendita o dismissione delle aziende, soprattutto dell'Asset Trade. Non sapremo se sarà una vendita vera e propria o una dismissione. Mi chiedevo, domanda semplicissima, il futuro dei dipendenti dell'ASEC. Io penso che in questo tipo di progetto che avete fatto avete anche pensato a un discorso delle risorse umane in merito che fine faranno.
A questo proposito rilascio in omaggio questo contratto, che è un contratto dei lavoratori dell'ASEC Trade, che erano lavoratori di ASEC SPA e che sono in qualche modo tutelati, perché vorremmo capire anche da questo punto di vista. Grazie. Grazie a lei. Cioè, sì, c'era quello dato il signore, poi subito dopo c'è lei, e poi c'era un altro che ha alzato la mano, mi sembra lei. Sì. Buonasera a tutti, io sono Bruno Mano, dipendente di ASET SPA e rappresentante sindacale della Regione del Mare. Io volevo porre alcune domande all'assessore. Voi avete fatto questo atto deliberativo consapevoli, penso, di alcuni aspetti ben definiti. Sapete tutti quanti che tutte le società di cui le partecipate siamo la stragrande maggioranza in esubero. Una volta che entra il privato, sicuramente l'esubero verrà applicato, per cui diverse, penso tantissime persone perderanno il posto di lavoro. L'amministrazione è consapevole di questo. Poi le facevo un'altra domanda. Lei ha posto che una delle determinazioni che ha imposto la vendita di questa società era la gestione economica. Le volevo dire se lei era a conoscenza, perché in una riunione sindacale del 3 luglio di quest'anno il sindaco si era impegnato in questa occasione a portare alla Procura della Repubblica una documentazione in cui si evincevano le responsabilità degli amministratori di queste società, in principal modo dell'Asset Trade, in cui è carica di crediti che non è più riuscita a poter esigere. Noi ancora siamo in attesa che il sindaco ci porti questa risposta, in qualche occasione sindacale, visto che si era preso carico di fare questa operazione. Un'altra cosa, lei diceva che era necessario dover rifare la rete vetusta dell'ASEC SPA. Lei ha conoscenza che nel 2005-2006 era stato fatto ed è stato poi arenato, ma non è stato siglato per un fatto politico di un cambio di presidenza. Poi un'altra cosa, avevo preso appunti, e un'altra cosa sempre relativo alla metanizzazione. Attualmente si sta facendo l'ultimo tratto della zona di Canellogna della metallizzazione. Lei ha conoscenza che si sono fermati un'altra volta ancora i lavori per mancanza di fondi? Io mi faccio una domanda molto semplice. Se tutti questi stralci di metallizzazione sono stati portati avanti con i fondi delle comunità europee, come mai non ci sono più soldi o non riescono a pagare, diciamo, gli avanzamenti dei lavori? Questa era una delle domande che gli volevo porre e spero che lei mi possa dare, non dico immediatezza, ma se ha delle risposte sarebbe opportuno se si fa avere qualche notizia. La ringrazio. Ok, grazie. C'era adesso sì, il... Sì, viene la parte. Io sono Giancarlo Conso e faccio parte del laboratorio Catania Città Aperta, dove da un anno e mezzo ci poniamo un problema di ricambiare questa classe amministrativa che per un verso o per un altro è antropologicamente superata. E questo mi riferisco sia alla presenza che abbiamo garantito come controllo in Consiglio Comunale, sia per quanto si trattava il bilancio, sia di quando si trattava delle società partecipate. Quando si trattava del bilancio abbiamo sentito una cosa che in una qualsiasi altra società privata sarebbe stato oggetto di denunzia penale, che i sindaci gli avevano sottratto o comunque non trovavano più la documentazione che gli sarebbe stata servita per poter esprimere il loro parere. In una società privata o gli amministratori poi i sindaci dovevano andare via, e questo è un primo aspetto. E tra l'altro, se le ricordo, c'è stata anche una sospensione dei lavori comunali perché non sembra più.
Un'altra cosa che dico allo stimatissimo consigliere D'Agata, ce lo dico con me, che mi sembra assurdo dire che i consiglieri comunali, che hanno un compito altissimo di rappresentare in delega la cittadinanza, non si tengono a documentare o a partecipare alle commissioni, perché alcuni, e poi ritorno un attimo indietro, i sindaci si lamentavano che l'assessore al bilancio non era presente alle loro riunioni di commissione, e quindi c'è una responsabilità, e uno dei sindaci ha detto che l'assessore deve essere presente alle riunioni, non rispettare l'autonomia dei sindaci, perché questo è un discorso che non sta in piedi in nessuna organizzazione societaria. Per concludere, perché gli argomenti sarebbero tanti, quindi io non capisco perché, e qua do ragione all'assessore, che le commissioni sono state andate deserte, perché c'era la campagna elettorale. Il consigliere D'Agata era presente. No, ma infatti ho premesso stimatissimo, perché uno dei pochi. Solo il consigliere D'Agata, stimatissimo, c'erano altri, ma comunque erano pochi, o quantomeno non stavano facendo il loro dovere, o almeno credo che sia. Sembrava se ne andava. Credo che questo sia il minimo che si possa criticare un consiglio comunale. Concludo dicendo che non sono d'accordo neanche col professore Caserta, che dice che l'accertamento delle responsabilità è un discorso che non gli interessa. Siccome so che lui è candidato al Consiglio Comunale, dovrebbe stare attento quando dice queste cose, o meglio, a prestare interpretazioni sbagliate, perché poi i lavoratori stessi sono venuti a dire che invece l'accertamento delle responsabilità deve essere puntuale, preciso e giuridico, perché qualcuno deve pagare. Non si può continuare a dire che questi signori che ci rappresentano non sono responsabili di quello che fanno. Ecco, concludo con questa solo esortazione. Ci sono a maggio le elezioni comunali, speriamo che finalmente i cittadini catanesi, e qua mi rivolgo a una platea che è inutile sottolinearlo, che è molto a conoscenza, ricambino radicalmente questa classe che finora ha gestito così male questa amministrazione. Io, e faccio solo un'esperienza personale e chiudo, ho dovuto fare una battaglia con la SIDRA per poter fare poi quello che la magistratura ci ha dato ragione, quello che non si deve pagare la tassa, fognatura e decorazione. Nessun consigliere comunale che dovrebbe essere dentro il controllo della SIDRA si era mai posto questo problema e si è altamente fregato. Abbiamo avuto le sentenze favorevoli e finalmente i cittadini gli è stata sospesa e non ancora restituita una tariffa illecita e illegale. Dove sono i consiglieri comunali quando devono difendere? Che cosa serve la partecipazione dentro le società di gestione pubblica se i nostri rappresentanti non ci tutelano? Grazie. Ok, grazie. Allora c'era sì, signore, e poi lei, d'accordo? Non so se ce ne sono altri in questo momento. Mi devo presentare. Beh sì, nei confronti degli altri. Io sono Antonio De Rossi, sono un dipendente catanese. Io non sono abituato a parlare al pubblico, quindi vi chiedo scusa. Sono state dette una serie di cose stasera, alcune giuste e altre un po' meno. Naturalmente io mi riferisco principalmente alla società che conosco meglio, che è Catanese Servizi. Abbiamo aperto questa sessione con la visione di alcune slide. Tra le società poste in liquidazione c'è Investi a Catania. Probabilmente pochi di voi sanno che Investi a Catania è sì in dismissione, ma è stata ceduta interamente come ramo d'azienda a Catania Monti Servizi. Quindi in un momento in cui andiamo a discutere o a ridiscutere di riorganizzazione delle società partecipate, Investi a Catania è andata a finire dentro Catania Monti Servizi, armi e bagagli, dipendenti compresi. Per questo è un altro argomento. Pochi di voi sapranno che so stare in banda con Catania Multiservizi, con fondi di Catania Multiservizi, ed è stata gestita da Catania Multiservizi per tanti anni, con le professionalità e la struttura di Catania Multiservizi, e che solo dal 2004 in poi si è dotata di struttura autonoma. Ma questa è un'altra storia. No, mi fermo qua. L'assessore, nel presentare lo stato di salute delle partecipate, parlava di bilanci fortemente negativi delle partecipate
da 20 anni, e citava quello dell'AMT, dimenticando di probabilmente, forse manco lo sai. No, lo so, e so cosa abbiamo pagato oggi di imposta su quegli utili che sono stati maturati e sul che poi la comunità economica europea ha dato. So tutto. Se lo sai, lo dico anche agli altri. Catena Monte Servizi nasce nel 98, con una gestione manageriale complessiva, aveva un direttore generale che si chiamava Giacomo Di Blasio, un amministratore delegato che si chiamava Salvatore De Monte, un presidente che si chiamava Vinizio Bonura, per Gitto, ce ne sono stati di tanti, li cito entrambi perché provenienti da aree politiche diverse, quindi non è necessariamente l'area politica che determina l'efficienza di un manager. E Catania Monte Servizi ha avuto utili importanti per diversi anni, fino al 2004. Nel 2005, con la prima sindacatura Scapagnini, fu licenziato dall'oggi al domani, o quasi, il direttore generale, il dottore Giacomo Di Blasi, perché probabilmente non allineato su posizioni confacenti alla loro amministrazione. E da lì comincia un percorso di Catania Monte Servizi che diciamo qui è inutile approfondire, ma che io personalmente e i miei colleghi che condividono con me lo sforzo di portare avanti questa società nel miglior modo possibile, e quando dico nel miglior modo possibile lo dico anche in funzione del management che oggi ci ha affibbiato, non assegnato, affibbiato, ribadisco, soffriamo giornalmente, perché i servizi che voi vedete di Catania Monte Servizi che noi rendiamo alla città sono più quelli che non si vedono: le pulizie delle scuole materne, le pulizie degli uffici comunali, quelli degli uffici giudiziari. C'è da dire che i tecnici fanno gli assessori e gli assessori fanno i tecnici, perché nella nostra azienda c'è un ex assessore, quindi mi sembra il paradosso, ma è così. Scusi. Prego. Quindi sono probabilmente quelli che più non si vedono, ma credetemi, in Catania Monte Servizi c'è tanta voglia di fare. Poco fa leggevo nelle slide che già nel 2010 la Corte dei Conti si pronunciava nei confronti dell'amministrazione comunale chiedendo una riorganizzazione delle società partecipate. Io questa riorganizzazione francamente non l'ho vista. Anzi, vi dirò di più, l'abbiamo più volte chiesta in maniera molto forte ai nostri consigli di amministrazione che si sono succeduti. Ma probabilmente erano spinti da altri obiettivi. Noi non ce ne siamo accorti. Siamo arrivati al 2012, siamo arrivati a quella mai famosa delibera del 19 novembre. La delibera del 19 novembre aveva anche un altro capestro, non solo la Corte dei Conti, aveva anche il nostro contratto di servizio, perché ad arte era stato prolungato il nostro contratto di servizio in scadenza il 30 settembre, se non ricordo male. Una prima volta con una proroga mensile di un mese, e una seconda volta non si capisce perché con una proroga di 19 giorni, in maniera da portare anche la scadenza del contratto di servizio al 19 novembre. Quindi non sarebbe, se non fosse passata quella delibera, non sarebbe stato soltanto un problema per i consiglieri comunali che non sarebbero stati ricandidabili. Ma la tensione di quella sera, ed era tanta, io ero presente, era dovuta a questo, era dovuta al fatto che se questa delibera non fosse passata entro la mezzanotte, noi di domani mattina saremmo stati senza contratto di servizio e ne fatti a casa in 450. Ora io dico, al di là degli atti, io ritengo, sono quasi certo che l'assessore avesse fornito alle commissioni tutta la documentazione necessaria, ma in quella sera non poteva esserci confronto, cioè non era possibile che qualcuno potesse dire no, questa delibera non si vota, perché sarebbe scoppiata la rivoluzione. Quindi nei fatti io ritengo il voto ai consiglieri è stato estorto, perché non credo che ci fosse una sola parte politica che fosse d'accordo quella sera, non so se qualcuno di voi c'era, una sola parte politica che fosse disposta quella sera ad accettare quella delibera, se non in quelle condizioni.
Poi probabilmente è l'unica strada, forse no, perché io poco fa ascoltavo il professore ha aperto il suo intervento dicendo: io non voglio entrare nel merito dell'obbligatorietà o meno di vendere le società partecipate. Però quello che ha detto il professore, francamente, non è quello che ha fatto questa amministrazione, perché l'amministrazione ha, dal momento in cui abbiamo iniziato questo dibattito, portato avanti l'articolo 4, comma 1 dello spending review. Lo spending review, l'articolo 4, ce ne sono almeno 6 o 7 commi, qualcuno l'ha citato l'avvocato, altre parlano di possibili holding, altre parlano di affidamento diretto. Per le società come la nostra, perché non è vero che noi non possiamo ricevere affidamenti diretti, perché noi non siamo una società partecipata e basta del comune. Noi siamo una società sottoposta a controllo analogo, strumentale e modificata nel 2008 con un deliberato del consiglio, di questo consiglio comunale. Quindi noi siamo fuori dalle logiche delle società miste o delle società partecipate. Noi siamo una società strumentale sottoposta a controllo analogo, il cui presidente del controllo analogo fino a qualche tempo fa era, non so se ancora adesso, il direttore generale. Qualcuno mi dice che il prossimo presidente del mio comitato del controllo analogo potrebbe essere l'assessore Buonaccorsi. Noi questo ancora io ufficialmente non lo so. Non lo so, è cioè, un'altra cosa? Mi risulta personalizia? Io ho già chiesto, mi ha annuito, quindi... Ma certo di sì. Come? Il presidente del controllo analogo, se non è. Allora, gratuito, glielo dite. Ma sì, sì, vale, signor, guardi, io le dirò una cosa. Io sono assolutamente felice che sia l'assessore Buonaccorsi presidente del controllo analogo. Perché qualcuno dimentica una cosa: le società strumentali o le società delle partecipate del comune di Catania non sono nate ieri. Allora io mi chiedo come se fossimo arrivati qui al 2013 accorgendosi improvvisamente che le società partecipate sono delle cose aberranti che si devono, frutto di chissà quali giochi politici eccetera eccetera. Ma io dico, ma vi siete chiesti dal 2004 a poco prima dei giorni nostri di chi è la colpa di tutto questo? Cioè io questo mi chiedo, cioè la politica catanese, l'amministrazione catanese, questa amministrazione probabilmente un po' meno, ma le amministrazioni precedenti si sono mai resi conto del sacco che hanno fatto in alcune delle società? Cioè noi ci troviamo, noi lavoratori di Catania Multi Servizi, ci troviamo a pagare oggi forse delle responsabilità che non abbiamo. Io non mi sento colpevole o responsabile di qualunque situazione ci possa essere in Catania Multi Servizi che non sia una situazione di assoluta efficienza, nella maniera più assoluta. Vedremo, perché io non ne sono poi tanto sicuro, perché finché avremo fiato lotteremo per non essere ceduti. Forse saremo costretti ad essere ceduti, pazienza. Perché a me non spaventa, a noi non spaventa il lavoro, non spaventa nemmeno andare a lavorare col privato, ve lo dico sinceramente. Chi in Catania Multi Servizi, sono sicuro anche nelle altre partecipate, è abituato a lavorare, non ha paura di confrontarsi con il privato. A me personalmente non me ne frega niente, posso cominciare anche domattina. Quello che io mi chiedo è un'altra cosa, ma a chi ci vengono? E qui vengo alle 5 domande del professore. Perché se queste domande avessero avuto una risposta, ma una risposta oggi queste domande non ce l'hanno. È vero, la delibera che io conosco bene, perché l'ho letta più e più volte, perché mi sembra di leggere un appendice oro nelle cose, nella posizione dell'Asset Trade è assolutamente definita. Per tutto quello che riguarda le altre partecipate, assolutamente non poteva. Sì, non poteva, assessore, perché? Quello è un atto di indirizzo. Ma non poteva, allora, è un atto di indirizzo anche quello l'ha per spiegato il professore, l'ha spiegato il professore. Sì, sì, ma è un atto di indirizzo. No, lì, anche c'era, lì si era già andato avanti, lo sai benissimo. Allora, c'era una procedura avviata. Giusto, no. E perché siamo arrivati al 19 quando non poteva esserci un momento di confronto, perché leggere poi anche su Catania Multi Servizi, anche su sostare anche sulle altre cose. La verità allora io penso, mi scusi, la interrompi, no. Chiude immediatamente, vediamo, perché abbiamo l'ultimo intervento e poi facciamo rispondere. Io ho la mia Catania Multi Servizi come le società strumentali, o meglio come le società partecipate di questa amministrazione,
Questa delibera ha un solo scopo, ha lo scopo di essere presentata alla Corte dei Conti per accedere al patto di rotazione, non ha un altro scopo, perché tra le tante cose poste in vendita, probabilmente o forse l'unico agnello sacrificato sarà proprio i multiservizi, perché MT fa servizi di interesse strumento, di interesse generale. Non è richiesto, non è richiesto tra lei tra i requisiti per aderire al fondo di rotazione nel piano di sviluppo di equilibrio. Ma dici no? Sì, la norma è quella, 243 bis. Allora, evidentemente mi sto sbagliando. Quindi io ritengo che responsabilità ce ne possono essere, ma io non è ancora finita questa battaglia. L'assessore, quando abbiamo fatto la delibera di consiglio comunale, mi ha assolutamente concesso un emendamento, un paio, uno delle quali proponeva che nell'eventualità che ci fossero state delle elezioni normative saremmo ritornati in consiglio, giusto? Esiste sempre lo strumento dell'autotutela, se il consiglio comunale ritiene i nuovi consiglieri che quell'atto non sia conforme, c'è sempre lo strumento dell'autotutela, certo. Che si modifica. Esatto. Perché... Allora, siccome io la ringrazio perché grazie, tu, no, no. Grazie. Chiudiamo. L'ultimo intervento e poi facciamo un breve giro di conclusivo di tutti. Grazie a tutti gli intervenuti. Mi chiamo Marco Favetta. Io ponevo una questione più di principio, nel senso che la questione se una società deve essere pubblica o privata, mi porrei una domanda: quel servizio è utile che sia gestito dal pubblico o non è utile che sia gestito dal pubblico? Ci sono dei servizi, secondo me, che è utile che siano gestiti dal pubblico, per questi sono la sanità e diciamo, l'educazione, questo è il mio punto di vista. A questo punto nel comune ci sono dei servizi, secondo me, che è utile che siano gestiti dal pubblico. Per questo io non toglierei mai l'acqua e non toglierei mai il trasporto pubblico. Perché chiaramente ci sono delle periferie che sono poco servite, possibilmente con poche persone che prendono un autobus, un privato potrebbe non trarre vantaggio da mantenere le linee, quindi ci servono delle zone della città isolate. Noi sappiamo che la comunicazione nel mondo di oggi è l'anima proprio di una città. Anche di un processo economico virtuoso. A questo punto, posta la domanda di principio, cioè ci sono o non ci sono delle cose che è utile che siano pubbliche, mi chiedo un'altra cosa, cioè se dovessi, perché le cose gestite dal pubblico perdono, sono in perdita, e perché è una stessa cosa gestita dal privato, che deve guadagnarci il bene attivo, mentre io pubblico posso andare a parità di bilancio. Qual è la motivazione per cui perde? Cioè, se noi dobbiamo risolvere il problema, non è tanto dire ok, prendiamo così non abbiamo più il problema. Perché questa è l'umiliazione degli istituti pubblici che sono stati creati nel nostro stato di diritto. Quando io definisco un comune, un'amministrazione, e dico che questi sono in grado di amministrarmi, e noi cittadini gli diamo delega, quando l'amministrazione mi sattiene soltanto, sono 20 anni che si perde, dobbiamo vendere, onestamente non è tanto un'umiliazione mia del cittadino, ma in prima persona un'umiliazione dell'amministrazione, secondo me, ma non di quella che c'è adesso, voglio dire, tutto un processo amministrativo, non è, voglio dire, non sto dando la colpa a uno. Allora, secondo me, mi chiedo, qual è la motivazione per cui il pubblico perde? Abbiamo detto, ci sono stati rapporti clientelari, va bene, se è questo il problema, bisogna vedere in percentuale quanto incidono, si fa un conto della percentuale di quanto incidono queste cose. Se ci sono un 30% in più di persone che lavorano e non servono, si riconvertono, perché la città ha bisogno di un sacco di cose. Ci sono un sacco di servizi che possono essere fatti dove il comune non deve guadagnare, non è costretto a guadagnare in una prima istanza. Se queste persone vengono riconvertite, tutti quanti noi sappiamo che la ricchezza reale non è il denaro, ma sono i prodotti e i beni realizzati all'interno di una società. Il denaro è semplicemente uno scambio di queste cose. Quindi avere 30 persone in una società che non fanno niente, non producono ricchezza, non è che sono una perdita, il problema è che non producono ricchezza per la società. Quindi a questo punto queste persone potrebbero essere riconvertite. Allora, cosa, prima di decidere se vendere o no, chiediamoci, possiamo fare qualcosa per riconvertire queste persone, per trovare delle soluzioni alternative, se ci sono degli elementi che è utile che siano pubblici. Questa è, diciamo, una mia molto, molto chiaro, d'accordo, grazie. Io provo a dover intervento e una riflessione, se c'è il tempo. Un minuto. Se è poco. Sì, io sento spesso parlare di rinnovamento della politica.
io sono uscito qua come sorta di scout e Città Insieme l'ho vissuta forse per osmosi, non mi partecipa da tante riunioni. Allora, si deve pensare anche a, ho sentito l'intervento dell'avvocato, i sistemi di partecipazione referendaria innovativi per la città. Ecco, la politica va anche ad innovare cercando dei nuovi metodi. Scusate un attimo perché emoziona ancora, non sono abituato al microfono. Cioè, a me è capitato di porre il faro su Piazza Europa con dei manichini. Sarà assurdo, però sta succedendo questo. Cioè, noi non siamo strutturati per reagire al comune che combina guai da 20 anni, 30 anni, da un minuto all'altro. Allora, il punto è questo, riflettiamo anche sugli strumenti che utilizziamo. Non sono all'altezza. Loro non sono all'altezza, noi produciamo sempre i classici strumenti. Allora qualcosa non va, dobbiamo anche rimetterci in gioco con nuovi strumenti. Potrebbe essere il referendum, potrebbe essere il web, però questi strumenti vanno inventati. In questo momento stavo pensando alle infografiche, che per esempio sono dei sistemi che ti fanno capire cos'è successo. Ieri per esempio ne ho visto una che fa capo alla holding di Ikea e in un foglio c'era riepilogato come questo qua di Ikea riesce ad avere Ikea, noi gli portiamo i soldi e lui non paga tasse in Italia. In un foglio aveva un sistema riepilogativo di questo imprenditore miliardario. Ecco, questo vuol dire innovare la politica, cioè creare nuovi strumenti affinché chi legge in un foglio quello che sta succedendo non ha bisogno di farsi ore e ore di riunione. Punto. Non so che il dibattito ha segnato molti spunti. Noi dobbiamo decidere come cittadini qual è il nucleo essenziale di servizi che vogliamo sia garantito. L'ultimo intervento menzionava la sanità, l'istruzione, aggiungere la giustizia e in qualche modo la difesa, che sono gli elementi che naturalmente lo stato minimo o minimale di tradizione liberale dell'Ottocento. Ovviamente lo Stato si è occupato di molti altri settori che oggi giudichiamo essenziali, sicuramente l'acqua, i trasporti, ma potrei aggiungerne anche altri. Per esempio a Catania non c'è ora, non so se ci sia stato in passato, la municipalizzata sui servizi cimiteriali, che in tanti altri comuni c'è, lo menzionava. C'è un sistema mafioso, c'è lo stesso, c'è la non lo so, però guardate, come dire, questa prima di essere residente a Catania, io ero residente a Ferrara, dove il comune ritiene che la municipalizzata migliore sia quella di servizi funebri e cimiteriali. E immagino che se a Ferrara si fa un dibattito come questo, tutti dicano non si deve assolutamente vendere l'azienda municipalizzata dei servizi cimiteriali. Qui a Catania è un problema che non ci si pone ed è strano perché in fondo è un bene in qualche modo di merito. Cioè, rispetto... Qualche anno fa ci hanno provato a farlo. Ignoro la storia. Sono riusciti a fare soltanto l'affidamento dei servizi delle lampade emotive che diceva l'avvocato prima. Il resto non si può toccare. Allora, facevo questo riferimento semplicemente per dire una cosa, che il tipo e la ampiezza dei servizi che si ritiene che ogni cittadino debba poter, a cui ogni cittadino deve poter avere accesso, è molto anche dipende anche dalle tradizioni, appunto alcuni servizi che verrebbero ritenuti essenziali in alcuni contesti non sono per nulla presenti in altri. E quindi naturalmente la storia rileva, e rileva anche la storia di come sono gestiti. È ovvio che nei diversi comuni abbiamo indicatori di efficienza differenti, così come è ovvio che è una contraddizione guardare indicatori di efficienza per imprese pubbliche, indicatori che sono costruiti per imprese private. Non è questo il punto. Il punto è naturalmente che dovremmo pensare a che tipo di città avere e in quale tipo di città avere, qual è il migliore fornitore. È vero, in linea di principio non è detto che sia in generale il pubblico o in generale il privato, dipende da tante cose. Allora, i problemi di dissesto di cui hanno fatto menzione, è chiaro che pongono
chi prende le decisioni in una situazione di necessità e urgenza, mentre sono temi che naturalmente andrebbero affrontati senza la spada di Damocle dell'urgenza. È ovvio anche che ciascuna amministrazione comunale ha un orizzonte che non è quello ottimale per fare programmazione, questo è ampiamente studiato e le distorsioni sono date. Però nonostante questo, uno sforzo di programmazione in qualche modo di periodo non brevissimo deve essere fatta. Gli stimoli che vengono a dibattiti come questi sono importanti, perché la partecipazione dei cittadini è ovviamente essenziale anche agli organi istituzionali per prendere le loro decisioni. E quindi cosa possiamo dirci? Speriamo che ci siano tante altre occasioni per discutere di questo. Quadri normativi, quadri politici, quadri di, come dire, compatibilità economica sono sempre in mutazione, però questo non ci deve distogliere dal tentativo quantomeno di programmare il futuro della nostra città. Perfetto, grazie. Sì, prego. Il problema però vero che rimane, perché questo confronto non si è fatto prima, anche nei tempi stretti che c'erano, perché io comunque da ottobre ho seguito tutte le sedute del Consiglio che hanno avuto l'oggetto questa delibera, e lì proprio l'accusa che è stata sempre fatta anche da noi che seguivamo è: perché non ci spiegate perché privatizzate queste e non quelle, perché in questa misura e non in un'altra? Noi non abbiamo fatto un discorso, siamo contrari alla privatizzazione, punto. Abbiamo chiesto perché in una delibera queste cose non vengono spiegate, perché l'amministrazione di questa città non le spiega al Consiglio Comunale. Ha detto una cosa giustissima prima il consigliere D'Agata: il Consiglio Comunale non è e non deve essere formato da tecnici che sono degli economisti, dei giuristi, deve essere formato da persone qualsiasi che hanno esiste un'amministrazione e degli assessori che servono per questo, ad avere quelle competenze tecniche che devono essere fornite ai consiglieri per decidere che cosa fare. Questa è la normale democrazia dentro un consiglio comunale. Queste cose, a molte delle cose sono uscite oggi, non erano state dette in consiglio. Poi io sono stata anche una riunione della commissione partecipata del comune, perché ci ha invitato consigliere Anna Maria, quale presidente della commissione, insieme a un'altra collega del Forum dell'Acqua, e anche lì non c'erano queste informazioni, non gli erano state fornite. Quella riunione era molto numerosa perché era proprio a ridosso dell'approvazione della delibera. Venendo a noi comunque ai temi generali velocissimamente, anche perché abbiamo, forse secondo me c'è un po' di confusione tra pubblico e privato. Noi tra l'altro abbiamo aggiunto anche il bene comune. Io vorrei ribadire di nuovo che il pubblico, un bene che è pubblico, che è del comune, è di proprietà del comune, un bene che è privato è di proprietà del privato che lo gestisce. Noi abbiamo aggiunto da poco nelle nostre elaborazioni il bene comune. Il bene comune non è un bene pubblico in realtà, è un bene che è fondamentale per tutti ed è fondamentale che sia quindi di accesso a tutti, aperto a tutti, ma che non sia di proprietà di nessuno, come per esempio l'acqua. Cioè l'acqua è un bene che, essendo una risorsa fondamentale, non deve essere di qualcuno, ma su quell'acqua, siccome tutti devono potervi accedere, devono poter bere, è necessario che tutti partecipino alle scelte di quel bene. Allora, il comune gestisce nell'interesse pubblico, il privato gestisce nell'interesse privato. Quando ci sono dei beni, ed è ovvio che quali siano questi beni deve essere deciso a livello politico dalla comunità. Non posso essere io, non può essere l'assessore, non può essere nessuno in particolare, ma da un dibattito fatto da tutta la comunità si può capire quali sono i beni comuni, cioè quelli fondamentali, e su cui secondo noi a quel punto ci deve essere non soltanto una gestione pubblica, ma come dicevo prima, una gestione pubblica partecipativa. Quella è quella cosa che lo rende bene comune, cioè dare la possibilità a tutti i cittadini di poter decidere su come vogliono gestito quel bene. Noi, per quanto riguarda l'acqua, il modello che abbiamo sempre pensato è quello di partire dall'azienda speciale, le vecchie aziende speciali che comunque sono ancora previste al testo unico degli enti locali e che possono essere utilizzate, apportando delle modifiche, cioè innanzitutto aprendo gli organi
di controllo e gestione, prevedendo una partecipazione ovviamente sotto terra di qualche rappresentante dei cittadini, ma questo non basta, perché a quel punto resterebbe sempre una cosa chiusa. Aprire questi, questi enti istituzionali a tutti vuol dire creare dei, dei sistemi assembleari di partecipazione a quelle scelte, come con i bilanci partecipativi, come si fa in alcuni comuni. Se si può fare in un comune, la cosa migliore infatti che noi proponiamo è di fare questo intanto a livello comunale, cioè che si inizi dal comune di Catania a avere un bilancio partecipativo in cui quindi i cittadini possono decidere su parti di quel bilancio come preferiscono alcuni, per capirci, se si deve decidere se quei soldi che si hanno vanno spesi per aprire un nuovo asilo nido o fare una nuova rotonda. Sto facendo un esempio un po', lo decidono i cittadini che vivono quel posto, sanno com'è, se poi si riprendesse a far funzionare bene i consigli di quartiere, quello sarebbe un luogo ideale per scegliere la gestione, perché non solo si deve decidere quali beni, ma anche a che livello. È ovvio che se un bene è la piazzetta del quartiere, deve decidere il quartiere. Se è il servizio dell'acqua gestito da tutto il comune, devono poter decidere tutti i cittadini di quel comune, e così via. Quindi noi crediamo che questo sia il modo. Io sono d'accordo, cioè, sul fatto che non ha funzionato il pubblico, non ha funzionato il privato. La nostra democrazia è veramente in crisi. Dobbiamo trovare forme nuove. Non lo so se la mia proposta, la proposta che viene da, diciamo, gran parte di persone che da anni studiano queste cose sia la soluzione, ma sicuramente quello che c'è ora non va bene. Questa è una cosa ancora da sperimentare, e lì dove la stanno sperimentando sta dando buoni risultati. Proviamo, peggio di così sicuramente non può essere. Ok, grazie. Adesso do la parola all'assessore, perché le domande ovviamente sono quasi tutte per lui. Nero, certo. Nero, certo. Io, come avviene in consiglio comunale, mi sono fatto una scaletta. Il consigliere Ragata, ci conosciamo ormai talmente bene che sa qual è poi il livello di attenzione che presto alle sue osservazioni. Il dissesto. Io di qui devo dire una cosa, non lo metto in consiglio perché lì poi c'è un elemento di speculazione politica, non mi va di dar seguito a tutta una serie di considerazioni. Cos'è che non mi è piaciuto in questi anni? L'aver utilizzato l'elemento del dissesto per certificare il fallimento della politica, cioè dal dissesto economico al comune, non lo so, era poi l'evidenziazione che ha tirato da sola di un dissesto di una parte o di un periodo della classe politica. Io mi sono ostinato in questi anni a trattenere proprio il comune, evitare, fare tutto quello che era possibile fare per evitare il dissesto, per delle cose che prescindevano da questo aspetto, che avevano una valenza economica. Il dissesto sarebbe stato un disastro per la città, sarebbe stato un disastro per quei lavoratori che sono venuti qui giustamente a rivendicare il proprio lavoro. Bisogna dirlo, se il comune di Catania dovesse dissestare, buona parte di quei lavoratori abbassano la testa, andranno a casa, e vi spiego il perché. E vi spiego il perché. Purtroppo questo sarebbe grave. Vi spiego il perché. Perché, come diceva il professore in premessa, queste società hanno una quantità di crediti nei confronti del comune di Catania, crediti nettamente superiore al capitale sociale. L'eventuale dissesto è quindi una redistribuzione, un pagamento di quei crediti, una misura percentuale, come avviene in tutti gli stessi, nella migliore delle cose del 40%, sarebbe una svalutazione complessiva del capitale sociale. Qualunque amministratore di quelle società di domani mattina porterebbe in tribunale. Io sono conscio dal primo giorno di questa responsabilità. Mi sono battuto giorno per giorno per evitare che si arrivasse al dissesto. Mi auguro che quello che il legislatore ha pensato qualche settimana fa, 10 ottobre, sicuramente non l'ha pensata per Catania, ma l'ha pensata perché la situazione degli enti locali in tutta Italia, da Alessandria, che è dissestata,
a Messina, che di lì per dissestare, a Cefalù, che era giovedì con me alla Corte dei Conti, è questa. Cioè non ha pensato a quelle ipotesi per salvare Catania. E allora, io mi auguro che vi sia uno svilimento di questa attenzione verso il dissesto come elemento tale per certificare il fallimento politico, ma si valuti effettivamente quale potrebbero essere le conseguenze di un fallimento che non sarebbe stato solo politico. Perché io sono orgoglioso di aver fatto tutto quello che ho fatto giorno per giorno per evitare che questo succedesse. Il legislatore ci ha dato una mano, perché la situazione era veramente difficile. Pensare di recuperare e fare quella revisione straordinaria dei siti attivi che abbiamo fatto, quindi aver stracciato crediti ante 2006 per 140 milioni, aver finanziato circa il 50% dei debiti fuori bilancio che sono arrivati, i crediti e debiti dell'amministrazione che sono nati 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa per 100 milioni di euro, non è stato facile. Ve lo dico che giorno per giorno si rincorreva un'emergenza. Un arco temporale di 10 anni, che la nuova previsione dell'articolo 243 bis che si va a sommare a quello che è previsto nel 194, permetterà una valutazione di queste criticità con maggiore serenità, e questo nell'interesse di tutti può essere la soluzione per poi avviare un discorso di merito che sicuramente sarà più sereno. Il discorso di merito con l'incompensa di necessità dal punto di vista finanziario così impellenti, necessità che venivano utilizzate come una clava, a me non mi è piaciuto questo aspetto, faccio altro, ho la fortuna e lo dico sempre perché è la mia libertà, che è quello di dover andare a fare altro tra qualche mese, e quindi mi sento sereno, ma mi sento di aver ogni giorno fatto tutto il possibile per salvare i lavoratori delle società partecipate e i lavoratori del comune. Il dissesto non li avrebbe sicuramente salvati, o ne avrebbe salvati pochi rispetto a quello che abbiamo. Noi abbiamo la responsabilità di 5.500 dipendenti. Alcune cose vado con velocità. Qualcuno mi chiedeva perché nella delibera non erano indicate alcune cose, l'ha spiegato il professore, questo è un atto di indirizzo, gli atti poi si faranno dopo, è un atto gestionale, però per una delle partecipate, ma perché vi era indicato per quello? Perché lì eravamo già da davanti, stavamo predisponendo, c'erano gli atti precedenti, quindi stavamo predisponendo già i bandi di gara, e quindi quello era, come posso dire, il modello attraverso il quale poi si poteva vedere qual era l'intenzione dell'amministrazione, come si sarebbe comportata l'amministrazione. Lì c'è un modello e c'è dentro, io poi la lascio al professore, voi ce l'avete, a pagina 12 della proposta deliberativa, vedrete qual è l'intendimento dell'amministrazione. In ognuna, per una delle partecipate c'è scritto che c'è la salvaguardia dei livelli occupazionali, la salvaguardia di tutto quello che ci deve essere dentro. Quindi se leggete a pagina 12 vedrete, per tutte le altre sarà uguale. I dipendenti, anche lì, anche in quella fattispecie, quella richiesta dalla procura, io conosco perfettamente quelle problematiche, pur essendo da pochi anni mi occupo di queste cose del comune, come avete visto mi ci sono buttato dentro, insomma ho lasciato da parte quello che dovevo fare e mi sono occupato di questo. Conosco perfettamente quelle problematiche, qual è l'intendimento del sindaco, io non ne ho parlato, non sapevo di questa sua richiesta, di questa promessa del sindaco, ma glielo chiederò espressamente, come il perché si sono fermati i lavori. Lì c'è un problema di natura diversa, ma che attiene al patto di stabilità. Voi conoscete benissimo che gli enti locali, per questo elemento stranissimo, bruttissimo, non possono spendere più, pur avendo le disponibilità, alcune risorse, perché l'eventuale spesa che supera certi livelli viene vista come spesa penalizzante da parte del legislatore, e quindi vi è la necessità di rinviare alcune spese nell'esercizio successivo. Alcuni lavori si sono fermati per questo, pur essendoci fondi, perché il livello di spesa era arrivato al limite massimo rispetto a quello consentito al comune, quindi c'era il rischio di sforare il patto di stabilità. Sforare il patto di stabilità significa circa 20 milioni in meno di trasferimenti per il comune di Catania, e quindi c'è un livello di penalizzazione quotidiana rispetto ad ogni attività che bisogna stare attenti. Anche lì il livello occupazionale vengono garantiti, sono garantiti in parte da quel contratto, vengono garantiti anche nella stessa proposta deliberativa. C'è messo dentro la proposta deliberativa, chiunque dovesse acquisire le società del comune ha questo obbligo contrattuale, ma lo metteremo nel contratto. Volevo dare una risposta tecnica al signor Consoli, se mi ascolta, io non posso
Il collegio sindacale degli enti locali non è l'organo della giunta, ma è l'organo del consiglio, la mia controparte. Io non ho voluto fare polemica quel giorno, siccome faccio il revisore degli enti locali negli ultimi 20 anni, l'ho fatto, io non posso partecipare alle sedute del collegio sindacale. No, non devo licenziare nessuno perché non è successo. Non devo licenziare nessuno, ne parla la norma lo dice, i revisori dei conti del comune sono organo del consiglio, non sono organo della giunta, io non posso partecipare alle loro riunioni, ma perché è così? Perché è la mia controparte. Ma è il sindaco che ha detto questo? No, già l'ho denunciato, il fatto che lei si lamentava per il fatto che lei non era presente alla riunione, quindi il sindaco... Ma no, il collegio, un sindaco, nonno, cioè non il sindaco, la dottoressa Carabocca. Un componente del collegio. Ah, un componente del collegio. Ma lo so, ero presente quel giorno. Io non ho voluto fare polemica, io non posso essere presente. Quello è un organo del consiglio, è la mia controparte. I revisori dei conti sono la mia controparte. Non è un organo mio, non è un organo mio. Dico, con Galozzo ci conosciamo talmente bene, sa qual è la mia passione. E la passione che ho messo. Io ritengo che si è fatto tutto il possibile. La scadenza aveva, ne abbiamo discusso, è inutile che qui rappresentiamo, magari discutevamo, poi discutiamo personalmente. Io dico, se qualcuno dei consiglieri comunali, tanto il contratto è stato prorogato, se qualcuno dei consiglieri comunali ritiene che quello che abbiamo fatto non era obbligatorio farlo, c'è sempre lo strumento dell'autotutela, possono sempre revocare la delibera. Io insomma, io finirò a breve, è lì l'atto deliberativo, se qualcuno ritiene. Io sì. No, io non sono illuso perché ho già deciso, quindi sono esperienze che ti segnano una parte della propria esistenza e poi finiscono lì. Non ho intenzione di continuarle per tutte queste cose che avete immaginato qua. Non ci siamo abituati, come? Non ci siamo abituati. A che cosa? Che uno lascia. Le dimissioni rientrano, come posso dire, se lei guarda il mio curriculum trova molte dimissioni. E quindi non si preoccupi. Mi sento libero. Volevo chiudere con Favitta, che Favitta, il trasporto pubblico, dico, ci sono realtà in cui il trasporto pubblico è gestito con società miste, facciamo l'esempio di Milano, ma non vorrei continuare, in cui c'è efficienza, c'è economicità e ci sono quei 900 milioni di euro di dividendi che vi ho rappresentato, che sono stati distribuiti e sono andati a rimpinguare il bilancio del comune di Milano. Quindi ogni modello fa storia a sé, sono poi gli uomini, chi lo interpreta. No, ma io dico, per questo dico, non c'è un modello standardizzato, poi l'attività viene esercitata da ognuno di noi, la qualità dei soggetti che interpretano il ruolo e svolgono quell'attività, poi diventa determinante. Ecco, io avrei finito a proposito di bilancio partecipativo e di idee rispetto a quello che abbiamo detto. Io vi voglio, e poi chiudo, vi voglio raccontare un aneddoto a proposito di bilancio partecipativo, ma un minuto. Nel mese di tra maggio, giugno, luglio abbiamo fatto tutta una serie di incontri e ci siamo confrontati con i sindacati perché avevamo proprio incombente i problemi di natura finanziaria, avevamo la necessità di aumentare, come poi purtroppo è stato, delle aliquote IMU per compensare i minori trasferimenti dello Stato. In una delle riunioni c'erano le organizzazioni sindacali al completo, quella a proposito di partecipazione, quindi dei numeri, nella fase propedeutica, i sindacati si lamentavano perché avevamo aumentato le aliquote IMU a quei livelli. E tutte e tre, in modo, insomma, le tre organizzazioni più grosse, in modo unanime mi chiedono, noi vogliamo l'aliquota della prima casa al 4 per mille. Eravamo lì seduti, gli ho detto io la voglio a 2 per 1000. Dice come? Poi la volete a 4, io la voglio a 2 per 1000. Siccome non ho elementi pregiudizievoli, vi do il bilancio, ditemi cosa devo cominciare a tagliare o dove devo aumentare per recuperare quei 14 milioni di euro che valevano i 2 punti percentuali, da qualche parte li devo andare a trovare, il bilancio deve chiudere il pareggio, gli ho lasciato il bilancio, ancora vi aspetto, sono passati 6 mesi, ho detto datemi una risposta se io devo tagliare qualcosa.
adesso, devo tagliare qualche cosa da molti servizi, o devo tagliare nei servizi sociali, devo tagliare la MT, o devo aumentare l'imposta da qualche altra parte, aumento la contribuzione degli asili nido, dei servizi a domanda individuale, il bilancio mi deve chiudere in pareggio, sono disponibile o no pregiudiziale, quello che mi dite voi farò, ho la cellulare, il bilancio, non sono più tornati, questo veniva nel mese di luglio, il bilancio l'abbiamo approvato qualche giorno fa, è chiaro che io con l'avvocato abbiamo due visioni diverse, ma è nella logica delle cose, se ci hanno chiamato è proprio perché abbiamo due visioni diverse, se avessimo avuto la stessa visione non saremmo stati qua, però ho avuto intanto il piacere di conoscere e di colloquiare. Io, come lei, come l'avvocato ha visto, non mi sono sottratto neanche quando scendevo dal comune e c'era un assembramento di persone nel quale io mi trovavo solo rispetto a 30 persone. Non c'era nessuno. E chi l'ha detto che mi ha minacciato? No, un giornale, poi il sindaco ha dichiarato che sei stato minacciato ai piedi della mia città. Sto parlando di altro. No, sta parlando quando l'abbiamo braccato. Sto parlando di altro. Sto parlando di altro, non sto parlando di quell'evento spiacevole, sto parlando di altro. E quindi con l'avvocato ci siamo incontrati, abbiamo avuto modo di scambiare le nostre visioni che sono diverse, ma ritengo che a proposito di partecipazione io non mi sono mai sottratto a tutti gli inviti che ho ricevuto fino ad oggi, in questi quasi 3 anni il mio mandato non sono mai mancato una volta, quindi quando volete io sono a vostra disposizione, sono qui, quindi vi ringrazio anzi dell'opportunità che mi date, grazie. E allora, se l'interesse che sia stato questa sera si misura dal fatto che sono le 11:30 e siamo rimasti in tardi. Comunque vi ringrazio tutti e al prossimo incontro.